capacità di ricerca di quello che succede nella nostra società. E quello che mi piace evidenziare è proprio questo connubio tra il sociale e la cultura, perché la cultura per me è proprio la ricerca e sviluppo, che è anche la cultura del sociale, la ricerca e sviluppo di una comunità. Troppo spesso vediamo la cultura come evento e come intrattenimento. Quello che mi piace sottolineare sempre, e l'ho fatto anche ieri al Centro San Domenico parlando di ambiente, è che è molto importante avere in verità in mano le leve culturali per capire il cambiamento. Gli artisti, il mondo del sociale, i ricercatori che fanno riflessione culturale non stanno facendo riflessione tanto per fare, stanno riflettendo su quello che succede nella nostra comunità. E questo è il lavoro di ricerca e sviluppo fondamentale. Guai a metterlo alla fine, il lavoro di elaborazione culturale, di riflessione della filiera delle politiche, perché lì c'è il servizio, lì c'è il turismo, lì c'è la vendita del prodotto città, diciamo così. La cultura e anche la cultura sociale stanno all'inizio della filiera delle politiche. Prima dell'urbanistica, prima della progettazione, prima delle infrastrutture, prima dei servizi, è momento proprio della ricerca e sviluppo. Terzo punto che avevo detto era perché come assessore a bilancio mi interessa questo lavoro. Allora, adesso qui molti di voi conosceranno Camarata, il mio dirigente, no? Uno dei più grandi direttori di area bilancio d'Italia, forse il più grande perché il bilancio di Bologna è il più importante d'Italia. E quindi gli faccio sempre i complimenti e faccio sempre i complimenti a tutta la struttura tecnica, anche quella trasversale, le varie aree, nei vari settori, chi si occupa di conti e di bilancio. Però quello che mi piace evidenziare è questo: quando noi guardiamo al bilancio, e qui c'è tanta gente che se ne è occupata anche in altri mestieri, vediamo sempre che in cima al bilancio c'è un'entità astrale che si chiama MEF, quasi divina per noi, il Ministero dell'Economia e della Finanza. Ieri ero a un piccolo incontro con il Ministro dell'Istruzione e dell'Università, scusate, alla Camera, e lui ha esordito dicendo: no, a noi ci fa sempre paura il MEF. E quindi il MEF è questa divinità che sta lì, che emana delle tavole della legge che sono appunto i principi contabili, che si fondano su un fondamento, che è quello del paradigma dell'efficienza. Hanno un arco temporale di riferimento quando facciamo il bilancio di 3 anni e l'unità di misura che è l'euro. E questa è la filiera del bilancio, quella che segue Camarata, quella che seguono i ragionieri. Quella che però non deve seguire la politica, ed è il motivo per cui stiamo facendo una piccola rivoluzione da alcuni anni a questa parte nel DUP, nel documento unico di programmazione. Perché in verità l'unità di misura di un bilancio, che è il bilancio di una città, quindi non il bilancio dei contabili, non è l'euro, ma sono le persone con i loro progetti di vita, le persone con le loro vocazioni, le loro aspirazioni. Se è un poeta, la sua ispirazione, per me è mio figlio Ryan, che mi piace sempre sottolineare che è quello il mio progetto di vita. E se quindi al centro del bilancio non mettiamo l'euro, ma mettiamo le persone con i loro progetti di vita, e invece nel bilancio che è un po' un modello tolemaico, quello di Camerata per intenderci, c'è l'euro intorno alle persone che girano intorno, il modello vero su cui noi stiamo lavorando è, in questo dico che siamo Copernicania, nel comune di Bologna, poniamo al centro le persone con i loro progetti di vita ed eventualmente l'euro che gira intorno. E questo vuol dire non avere più come arco di riferimento il triennio, ma un arco di riferimento più ampio, un orizzonte più ampio, l'intergenerazionalità. E quindi non avere più il principio di riferimento dell'efficienza, che è quello che ci chiede la legge. Stai usando bene i soldi? L'efficienza? Sì, ovvio, me lo chiedi tu, legge. Però quello dell'efficacia. E quindi il paradigma dell'efficacia che sostituisce quello dell'efficienza ci chiede anche un altro passaggio, così chiudiamo questa nuova filiera della politica, che è quello di non utilizzare più semplicemente i principi contabili che mi tocca utilizzare perché sono il prefetto commissario Merola, ma utilizzare i 17 goal delle Nazioni Unite e quindi non avere più come riferimento il MEF unico, ma avere l'ONU. E quindi riuscire a rispondere alla domanda che è la domanda veramente politica, che non è sto usando bene le risorse che mi sono state affidate, ma rispondere alla domanda quale ruolo voglio far giocare i miei cittadini nella storia dell'uomo, quanta energia sto mettendo, quanto sto lavorando per permettere alle persone di realizzare i propri progetti di vita, che poi è il welfare, perché il welfare non è semplicemente ti do qualcosa, è permetterti di realizzare la tua vita nelle sue varie dimensioni. E qui dentro però c'è un elemento che non ho mai, che dichiariamo qui, che bisogna dotarsi di un nuovo linguaggio. Ovvio avere una nuova tassonomia, ovvio avere una nuova filiera del ragionamento, quindi non più il MEF ma l'ONU, non più i principi contabili ma anche i 17 goal, non più l'efficienza ma l'efficacia, non solo il banalissimo triennio di riferimento del bilancio, ma l'intergenerazionalità, non più l'euro, ma le persone con i loro progetti di vita, vocazioni, aspirazioni, ispirazioni, sogni, figli, eccetera. Il nuovo linguaggio è appunto un elemento che ci permette di permettere a questa filiera di funzionare, che banalizzandolo è un nuovo linguaggio che è quello dei dati, che per noi sono fondamentali perché ci permettono di avere qualcosa che va oltre il semplice percepito,
ma che ci permette di leggere questo percepito formalizzandolo, ma anche di spostare la visione della politica, che sempre di più deve occuparsi non tanto di aggiustare le buche, che è il suo mezzo, ma non il suo fine, ma occuparsi di costruire appunto la storia di una comunità, la storia delle persone che sono dentro quella comunità. Quindi concentrarsi sempre di più sulla dimensione del tempo. Scherzo sempre con i colleghi perché dico, fuori di occuparci di buche, ci siamo cascati dentro e abbiamo perso l'orizzonte, che è la storia della nostra comunità, la storia delle persone che vivono nella nostra città, e quindi riprendere in mano invece quella dimensione che è il tempo, che è l'orizzonte di altissimo, diciamo, di lunghissimo periodo, di breve, medio e lungo periodo. E questo per me rappresenta la vera sfida del bilancio, la vera sfida di una città che vuole programmare, perché il bilancio è fondamentalmente programmazione, e nel programmare vuole rispondere appunto alla domanda sfidante: qual è il ruolo che vogliamo far giocare a Bologna e ai suoi cittadini nella storia dell'uomo? Ed è quella un po' la sfida che ha permesso sempre a Bologna di crescere, ed è quella che, ragionando insieme anche di welfare, di dati, mi faceva piacere mettere sul tavolo della discussione, che messe così tutte insieme so che sono magari un po' così un po' strane, però quando parlo di tempo e di spazio e parlo di bilancio, per esempio, faccio riferimento a una cosa molto concreta, che è la scelta più importante che Comune di Bologna ha fatto di sviluppo sostenibile, è quella di ridurre il debito del Comune di Bologna, che era 300 milioni di euro 8 anni fa, e a fine di questo mandato, il 1 gennaio 2022, diciamo così, sarà di 60 milioni di euro. Ed è straordinariamente di progetto di sostenibilità, perché il debito non è altro che un grande rifiuto che scarichiamo sulle generazioni future. E ne godiamo adesso perché non pago gli interessi e aumentiamo le risorse sui servizi di oggi. Ma garantisco anche al futuro, ai nostri figli, almeno a Bologna, una sfida vincente, che è una pubblica amministrazione che effettivamente guarda al futuro. Però ripeto, bisogna dotarsi di strumenti innovativi, altrimenti la filiera che vi ho detto non funziona se la facciamo con i vecchi strumenti. E quello di oggi e i ragionamenti che fate voi rappresentano per me quei nuovi strumenti che ci permettono di avere appunto la possibilità di rispondere alla sfida del nostro tempo, che è quella del cambiamento, che è quella di costruire una storia per la nostra comunità. Grazie. Grazie, grazie Davide. Direi che è già una lezione quello che hai detto. E io direi che, date l'importanza di quello che lui diceva, cioè, e tutte le problematiche economiche e finanziarie del modello di welfare di comunità che noi stiamo proponendo, non sarebbe male che da qui a giugno, quando eccetera, avere con noi di nuovo l'assessore per approfondire un attimo quello che lui dice in relazione alle proposte che stiamo formulando di riforma di tutto il sistema dei servizi con il welfare di comunità. Quindi, se accetti, noi vorremmo... Devono accettarlo loro, io ci sono. Grazie davvero. Professor Riccardo Prandini è qua con noi, come sapete è in programma oggi per darci una prima informazione sui laboratori. Il suo è il laboratorio che riguarda le famiglie a basso reddito con ragazzi, un'area per noi strategica dell'attenzione del welfare di comunità, poi ne faremo uno anche sugli anziani oltre una certa età, tutta l'area della fragilità e del vivere a lungo, che tra l'altro io sono interessatissimo. Quindi direi che avete già un modulo, vi verrà dato tra poco, non mi ricordo, no, avete già, in cui ci sono già le date dei laboratori. C'è una cosa molto bella, però meglio di me la parola a Prandini. Grazie, e vi rubo proprio qualche minuto prima della lezione di Mauro, siete qui per quella e quindi sarò sintetico. E le regole di ingaggio dei laboratori le trovate sul foglio che vi verrà distribuito, quindi vedrete che la partecipazione è gratuita, libera e facoltativa, si può partecipare a un unico laboratorio, c'è un massimo di iscritti di una trentina di persone. Che cosa si fa in questi laboratori? Ci sono due temi, io presento il mio, come diceva Mauro, lavoreremo da marzo a inizio giugno sul welfare integrativo per famiglie a basso reddito con minori nell'area bolognese. Il tema è estremamente stimolante, riprendo quello che è appena stato detto, che anche le famiglie, purtroppo, perché sono in una situazione diversa sia degli stati che dei comuni, anche le famiglie hanno i loro bilanci e spesso questi bilanci non tornano, nel senso che arrivano alla fine del mese in rosso, man mano che si accumulano
i debiti non ci sono clausole di compensazione che tengano, quindi falliscono le famiglie, vanno diciamo così in bancarotta e questo può provocare dei bei problemi. Qui noi cerchiamo di affrontare il problema dell'impoverimento di quelle che sarebbero le famiglie di classe media, della famosa classe media, c'è tutto un dibattito, semplicemente una questione di definizione, come uno la definisce, se la vuole definire. Quello che si osserva, e questo sarà il primo incontro dell'11 marzo con il Comune di Bologna, il primo incontro sarà un bel esame, una bella osservazione del territorio bolognese, città e provincia, con delle mappe per far vedere dove si sommano maggiormente queste famiglie con minori che entrano in difficoltà di bilancio mensile. E cercheremo anche di inquadrare il tema cercando di spiegare un po' questo concetto di povertà oscillante, che è quella povertà dove tu entri e esci, non è stare sotto a livello di povertà in maniera netta e per un lungo periodo di tempo, ma qui vediamo che in realtà soprattutto le famiglie più giovani, che poi vi ricordo non sono così giovani, perché le famiglie con figli minori giovani vuol dire persone sui 35-40 anni quando va bene, entrano e escono da momenti di difficoltà, e cercheremo quindi di capire come un'amministrazione pubblica e come diciamo la comunità, perché qui siamo dentro a un paradigma di welfare di comunità, può cercare di prima di tutto accorgersi di questo problema, intercettarlo e dare delle soluzioni istituzionali e diciamo integrate con quelle istituzionali. Quindi l'11 marzo ci sarà la presentazione, daremo i dati su Bologna, inquadreremo il problema. Il 15 aprile invece faremo una giornata dove verranno presentate le esperienze dei quartieri del Comune di Bologna. I quartieri hanno fatto un lavoro nei periodi precedenti, negli anni precedenti, proprio su questo e su altri temi, e quindi faremo un approfondimento su scala, diciamo, di quartiere della tematica, cercando di capire quali sono le zone e perché quelle zone sono quelle con più dove questo fenomeno si osserva con più frequenza. Sono mappe ed esperienze di quartieri interessanti, perché non sempre la povertà, quella più classica, per esempio delle persone sole e anziane, corrisponde territorialmente invece a queste famiglie che, ripeto, dove almeno uno su due lavora, quindi sono su un territorio, sono distribuite in maniera diversa, hanno caratteristiche diverse, e la seconda giornata verrà dedicata a un approfondimento di questo tipo. Dando la parola, questo è il nostro punto, se la prima è una giornata più di inquadramento e di conoscenza istituzionale, qui si dà la parola più già alle risposte che i quartieri hanno dato, quindi è già una lettura comunitaria, fortemente comunitaria, delle cose che si possono fare e delle risposte che si possono dare. E mercoledì 13 maggio avremo il terzo incontro, qui avremo uno o due inviti di buone pratiche di contrasto all'impoverimento di questo tipo di famiglie. Siamo in contatto con altri comuni italiani, stiamo cercando dei buoni esempi, stiamo cercando altri territori simili a quelli di Bologna, come almeno composizione della popolazione, che abbiano già lavorato su questo tema. Vedremo anche se riusciremo a avere una esperienza europea, e questo sarà un terzo momento di confronto con un comune che sta già lavorando, diciamo, sulla problematica. Infine, mercoledì 3 giugno avremo un laboratorio di progettazione con gli iscritti, che dovrebbe essere tenuto dalla Fondazione Golinelli, che si sta presentando alla città anche come esperta di questi laboratori di policy design. Ci fa piacere questa collaborazione, e lì cercheremo di mettere a terra un po' le conoscenze che abbiamo tratto dai primi tre incontri, e cercare quindi di simulare una o più progettazioni per rispondere al problema. Avremo a disposizione, non appena avremo le vostre iscrizioni, comunicheremo il nome, avremo a disposizione un tutor che terrà in collegamento le persone, che magari coordinerà, se sarà il caso, se ce ne sarà l'opportunità, anche un po' il lavoro al di fuori delle quattro date, se il gruppo vorrà trovarsi sperimentare delle forme di lavoro oltre i quattro appuntamenti. Questo lo decideremo insieme. E poi credo che ci sarà una giornata finale, non mi ricordo una data, dove verranno presentati un po' i risultati di entrambi i laboratori, che speriamo sia
che sarà a metà giugno e speriamo sia interessante sia per la pubblica amministrazione sia anche per chi ha partecipato e si è iscritto a questo laboratorio. Il tema quindi è, l'altro tema non lo presento, abbiamo un po' i due momenti più importanti nel corso di vita e nel rapporto tra generazioni. Uno è l'invecchiare, dove sappiamo che però diciamo l'invecchiamento, almeno in Italia, nel comuni del nord, ha le sue garanzie, nel senso che se non succedono disastri, comunque sì, una persona anziana mantiene una traiettoria di inclusione abbastanza prevedibile, seppur difficoltosa, mentre questo di cui ci occuperemo noi riguarda di più le coorti più giovani, le famiglie più giovani, dove non ci si attenderebbero invece questi problemi, e proprio perché non ci si li attende non c'è ancora una risposta istituzionale in grado di dare le risposte adatte, quindi bisogna lavorare molto, perché se ci naturalmente se un territorio si brucia, quella generazione, soprattutto laddove ci sono i bambini piccoli, il problema diventa molto grave da sotto diversi punti di vista, nonché quello etico, di un'etica del territorio a cui la scuola Ardigò credo tenga molto nel suo, diciamo, DNA, che mantiene sempre scienza e coscienza, cosa che non è detto altri facciano, ma qui lo si fa ancora. Ok? Ringrazio per l'attenzione, ci vediamo con gli iscritti mercoledì 11 marzo. Buon lavoro, buona lezione del professor Muruzzi. Grazie Riccardo, vi rendete conto da quello che ha detto il professor Prandini come sta cambiando la nostra scuola? Cominciamo con i laboratori, inizieranno, cioè un percorso sempre più finalizzato, fragili, famiglie a basso reddito. È un processo di crescita importante che speriamo possa mettere a punto una modalità, un sistema di riformare il welfare che potrebbe dare un aiuto non solo a Bologna. Noi contiamo molto su questa collaborazione con l'Università. Grazie. Grazie a voi. Buona giornata. Allora, io mi do la parola. Il problema è togliertela. Sì. Darsela. Non ho trovato nessuno che fosse disposto a presentarmi, cose incredibili. Allora, prenderei un telecomando. E dov'è? Per fortuna ho Lucia che mi aiuta. Telecomando, questo è il microfono, c'è anche molto. Mi sentite? Allora, assieme faremo questo percorso oggi pomeriggio. È un percorso un po' difficile perché il tema trattato è molto particolare, ma difficile ma anche interessante, io spero. Sono le 4, mezz'ora è andata, però è stata una mezz'ora piena, avete visto anche l'intervento dell'assessore Conte, è stato molto bello. Prandini ci ha fatto vedere uno spaccato. Noi ritorneremo, cioè affronteremo oggi pomeriggio tutto il problema del cosiddetto welfare elettronico, ma no, io non sono un elettricista, si tratta del welfare ad alta comunicazione, che usa i social, che usa le app, che usa i portali, che usa tutte queste cose che voi già in gran parte utilizzate, perché non c'è nessuno di noi che non abbia un smartphone, un telefonino che va anche su internet in tasca, direi proprio. Quindi ci siamo dentro tutti, dobbiamo vedere cosa cambia nell'impatto con queste tecnologie, che sono tecnologie di alta comunicazione sostanzialmente. Qual è prevista la fine della lezione? 5:30, quindi ci diamo un'ora e mezza, se vi va bene ci diamo un'ora e mezza, qualche domanda alla fine. Ci sono delle cose un po' difficili, però ci ragioniamo assieme. Allora, però è una lezione, ecco, io non sono qui per farvi un discorso né politico, né. È una lezione che entra nel merito su questioni complesse, su cui bisogna ragionare. Poi faremo in futuro anche dei laboratori su questo. Abbiamo già iniziato con il corso social. C'è stato il corso sull'uso dei social, che molti di voi hanno partecipato, e anche delle prove già di applicative con la Apple, la quale è disponibile a continuare.
l'Epostore di Via Rizzoli, il nostro lavoro con noi, ne parleremo anche durante la lezione. Allora, welfare elettronico, cosa vuol dire? Vuol dire poter accedere, utilizzare i servizi pubblici, i servizi del welfare, servizi di salute, servizi di assistenza, fondamentalmente nell'area della salute e dell'assistenza, anche se noi come welfare di comunità abbiamo un concetto più ampio, diciamo servizi per chi ha bisogno, per chi spesso non sta bene, a tutti noi capita di ammalarsi o di avere delle patologie croniche e cose di questo genere, ma anche servizi per stare bene, non solo per chi sta male, ma anche per chi vuole star bene. Quindi vuol dire servizi per l'uso di tutto quello che c'è nella città, nel territorio. Vogliamo parlare delle biblioteche, vogliamo parlare dei cinema che si stanno aprendo a Bologna. Bologna sta diventando la capitale italiana del cinema, avrà dei cinema aperti 18 ore al giorno. Vogliamo parlare dei nostri parchi che non sempre sono nelle condizioni che vorremmo. L'uso di tutte le opportunità per star bene e l'uso di tutte le opportunità quando abbiamo bisogno e non sempre stiamo bene. Perché questo è il ciclo della vita. Ora, accedere a questi servizi non è semplice. L'informazione è una risorsa. Molte cose ci sono e non lo sappiamo. Sappiamo che ci sono molte cose, ma non riusciamo ad accedere. Pensate un servizio come quello che abbiamo realizzato, che come sapete ho partecipato in prima persona, al CUP che abbiamo portato fino nella farmacia sotto casa, quando prima si poteva andare solo a fare la fila davanti a uno sportello in qualche ambulatorio, eccetera. Poi non sempre le cose vanno bene neanche lì, ma ne parleremo anche di questo. Quindi l'uso di questi strumenti che la tecnologia ci dà, a partire da questo qui che abbiamo in tasca, che l'abbiamo tutti in tasca, anzi questo non è neanche più moderno, fino al fatto che siamo presenti in comunità con altri, su Facebook, su altre cose di questo genere. Fascicolo sanitario elettronico, la nuova app del comune, ma noi cercheremo di vedere nell'insieme queste cose, soprattutto con quale teoria, con quali modelli. Quindi lui, ma cosa sappiamo dell'Italia? L'Italia per fare questo ha varato un maxi progetto che deriva da un maxi progetto europeo, si chiama Agenda Digitale, ve l'ho già spiegato nella lezione precedente. L'Agenda Digitale in Italia, a cascata nelle regioni fino ai comuni, dovrebbe portare i cittadini a poter usare la tecnologia dell'elettronica, della rete internet, per accedere, avere possibilità di usare al meglio tutti i servizi, dal diario scolastico del ragazzo che va alle scuole, che possiamo vedere il diario elettronico, il registro elettronico accedendo a internet, al fascicolo sanitario elettronico, tutte le cose che vi dicevo. Però noi in Italia sappiamo tre cose che non sono molto incentivanti. La prima è, scusate che cerco di, non mi va, scusate. La prima è positiva, abbastanza positiva. Cioè abbiamo un numero crescente di famiglie, questi sono i dati del 2019, un numero crescente di famiglie che dispone di un collegamento internet, molte delle quali da casa, molte delle quali oltre il 75% con la banda larga, una quota che sale enormemente quando, non è un caso, nelle famiglie ci sono i bambini, ci sono i ragazzi, e c'è una fetta della popolazione, oltre il 50%, ci dice l'Istat, il 50,3%, che usa internet in modo quotidiano, tutti i giorni, per fare tante cose e anche per fare queste cose. Allora la base c'è, cioè non viviamo più in una situazione in cui, se andiamo a vedere anche le fasce d'età,
va molto avanti, insomma. Certo, i ragazzi, le persone in età media lo usano tantissimo, ma ormai gran parte della popolazione ha un uso della rete, ha un uso dei motori di ricerca, ha un uso dei social, per non dire delle mail e tutto il resto. Le altre notizie invece non sono positive, già ve le avevo fatte vedere nel corso della precedente lezione sui modelli generali. Noi siamo praticamente agli ultimi posti, siamo sempre lì tra il terzo e il quart'ultimo posto a secondo dei mesi nell'uso, l'Italia nell'uso individui che hanno avuto interazione con la pubblica amministrazione attraverso internet negli ultimi 12 mesi. Questi dati del 2017 non sono praticamente cambiati, al massimo si sposta andiamo dal terz'ultimo al quart'ultimo posto, il che vuol dire che c'è la rete, c'è la possibilità di accedere a internet, abbiamo la possibilità di avere dei telefonini sempre più moderni, molti hanno anche non solo il telefonino ma anche il tablet, l'iPad o qualcosa del genere, però lo Stato resta indietro. Cioè l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, sì che un po' fa l'INPS, un po' fanno le scuole, un po' di fascicolo sanitario elettronico, ma sostanzialmente resta un fatto residuale e ci colloca, è incredibile come ci colloca all'indietro tra tutti i paesi dell'Europa. L'Italia non è un paese che dovrebbe stare al terz'ultimo o al quart'ultimo posto. L'impostazione, anche questo è un tema che abbiamo affrontato nell'altra lezione, cioè cosa ha fatto lo Stato di fronte a questa, il governo cosa ha fatto di fronte a questa situazione? In realtà non l'ha affrontata perché ha cercato di gestire un po' l'accesso, dire vi do speed, e questo, voi sapete che speed adesso molti lo stanno attivando, è un sistema per accedere ai servizi, quindi è la chiave per poter andare dentro, poter accedere al fascicolo sanitario elettronico, ai servizi online del comune, eccetera, all'anagrafe, eccetera, eccetera. Quindi si è fermato al primo gradino. Poi ha cominciato a parlare di ecosistemi verticali, una parola che sembra difficile, ma cosa vuol dire? Ha cominciato a dire, allora cosa facciamo nella scuola, nella sanità, nell'ambiente, nella pulizia delle città, insomma in tutti questi settori, ovviamente nell'economia, eccetera, e lì è iniziato il caos, il vestito d'Arlecchino, c'è chi ha fatto, chi non ha fatto, le regioni, i comuni, troviamo una situazione estremamente caotica. Le infrastrutture materiali dovrebbero essere quelle cose che, tipo il fascicolo sanitario elettronico, ci danno poi la possibilità concretamente di arrivare là a fare una prenotazione, a guardare il registro con i voti del ragazzo a scuola, a fare la prenotazione dell'asilo. E anche lì la situazione è molto variegata. Cioè in realtà c'è una grande frantumazione. Fino alle infrastrutture fisiche, vabbè, quelle sono la rete, i cavi, la disponibilità del wifi, di queste cose, dove si sta lavorando. Però ha aperto una serie di, cioè vi faccio solo un esempio, ha cominciato a citare problemi di questo genere, fascicolo sanitario elettronico, centro unico di prenotazione, telemedicina, tessera sanitaria, un'app nazionale, un pago online, il speed abbiamo parlato, la fatturazione elettronica, però dov'è che ha successo questo? Quando si tratta di incassare la fatturazione elettronica, quando si tratta di appunto di incassare attraverso il pago online, ma se andiamo a vedere l'app che il governo ha deciso di fare per i servizi la troviamo vuota, perché praticamente non c'è il collegamento con i comuni e con le regioni. Ora, tutto questo disorienta il cittadino. Cioè, io vedo tante cose, sì, so che c'è questo, c'è quello,
ma sostanzialmente non ho un rapporto chiaro di come posso utilizzare online, cioè abbreviare le procedure burocratiche, arrivare rapidamente là dove voglio arrivare, ottenere una prestazione, prenotare una visita o poter iscrivere il ragazzo a scuola, poter iscrivere il bambino all'asilo o poter accedere a una serie di sussidi che sono garantiti dal comune che riguardano gran parte della popolazione. Cioè tutto questo tende ad essere frammentario e certamente non è governato dal centro. Voi non avete un governo, salvo alcune cose, SPID per accedere, il pago online, la tessera sanitaria che vi viene mandata per posta, poi lo Stato sostanzialmente si forma, cioè lo Stato ha operato là dove deve incassare sostanzialmente o dove deve controllare, ma non ha dato una risposta a usare il potere di comunicazione della rete di internet per riorganizzare tutto il sistema dei servizi, i servizi di welfare, quello che noi abbiamo chiamato qui l'e-welfare. Allora, spostiamoci a Bologna. Abbiamo capito che il progetto dell'agenda digitale, guardate, ci sono stati dei seminari a Roma sull'agenda digitale dove, insomma, da un anno e mezzo si parla di questa app che si chiama Io, e lì dovrebbe, oggi chi va a scaricare un'app che vuota, che in realtà non si collega concretamente ai servizi? Non ci va nessuno. Quindi cominciano, sono cose che vengono lanciate, galleggiano, mentre tutta la gente è abituata a lavorare in un modo totalmente diverso. Va sul telefonino, schiaccia un'app e fa un'email, Gmail o qualcun altro, e spedisce un messaggio perché gli interessa spedire un messaggio. Oppure schiaccia un'altra app, va su Facebook e comunica perché vuole comunicare con degli amici. Cioè il modo di lavorare non può essere questo, cioè c'è un divario profondo tra come tutta la rete ha teso a evolversi attraverso il mercato dominato dai grandi provider, li conosciamo, Google, Facebook, Apple, che a volte vendono anche gli strumenti, vendono anche i computer, i telefonini e tanti altri, Twitter, eccetera, e come in realtà l'amministrazione, lo Stato si è strutturato, lasciando delle isole, dei vuoti, dove noi non riusciamo, sì, riusciamo a fare, ad esempio, l'INPS ha fatto qualcosa di buono, possiamo accedere al portale INPS e scaricare dei dati e cercare in qualche modo di sapere quanti contributi abbiamo versato quando andiamo in pensione, poi dopo troviamo un vuoto da un'altra parte, non riusciamo più a arrivare dall'altra. Vediamo un attimo a Bologna, come si è messi? Allora, nella nostra città in realtà abbiamo fatto diverse cose, siamo messi un po' meglio dell'Italia in generale. Io però vorrei usare un metodo nuovo per comunicare con voi. Cioè il metodo nuovo è questo. Dividiamo le cose tra quelle che voi vedete, perché siete cittadini utenti dei servizi, il cosiddetto front-end, cosa vuol dire, no? La fine del frontale, tradotto. Cioè, vuol dire quello che io vedo prendendo il mio telefonino, prendendo un iPad e voglio avere dei servizi dal Comune di Bologna. Oppure voglio avere dei servizi dall'azienda sanitaria. Oppure voglio avere dei servizi dalla scuola. O sto cercando qualcos'altro. E allora io vedo qualcosa, vedo una vetrina, vedo delle porte da cui devo passare. Dietro c'è dell'altra roba, come vengono raccolti i dati, come vengono organizzati questi dati. E si chiama un back-end, cioè la fine. Attenzione. Un concetto di front-end e back-end ce l'abbiamo quando andiamo al ristorante, no? Cioè il cameriere è il back-end, il cuoco che sta dietro è il... Scusate, è il front-end, il cuoco che sta dietro è il back-end. C'è un
Goffman, un famoso sociologo che ci ha molto lavorato su questo concetto, descrivendo l'atteggiamento che ha il cameriere verso quelli che entrano nel ristorante e quello che succede nel retrobottega, invece, dove c'è il cuoco, semmai se ne dicono di tutti i colori, si tirano anche i pezzi di pasta dietro, un ambiente totalmente diverso. Però il tutto era per dimostrare che se la cucina funziona male, il cameriere può essere sorridente finché vuole, ma non è che hai dei grandi risultati. Noi su tutti i servizi abbiamo un front-end e un back-end. Lo vedremo. Andiamo intanto nel front-end. Accidenti, sempre. Ok. L'interfaccia utente, quella che appare a voi come cittadini e come utenti. Sono andato sul fascicolo sanitario. L'abbiamo già trattato, abbiamo fatto delle lezioni, l'abbiamo messo nel corso social. Arrivate qua, potete fare tante operazioni, potete prenotare delle visite, potete vedere, scaricare i referti, potete avete online l'impegnativa del medico di famiglia che vi prescrive una medicina. Con quella impegnativa lì potete andare in farmacia direttamente e ottenerla. Il fascicolo sanitario elettronico è stato il più importante lavoro fatto dal lato del cittadino in tutto quello che si chiama l'agenda digitale italiana. Non c'è in nessun altro campo che è stato fatto. Ovviamente alcune regioni l'hanno fatto, altre no. Se andate in Calabria, in Basilicata, in Sicilia, non trovate niente. In Emilia-Romagna, in Lombardia, in altre regioni, Trentino, Valle d'Aosta, trovate un fascicolo sanitario funzionante. In altre, in Toscana, in altre trovate, come in Piemonte, in Liguria e in altre ancora, una situazione intermedia, ancora dei cantieri aperti. Però il fascicolo sanitario è stato un lavoro immenso perché ha permesso di lavorare in back-end, cioè cercando di raccogliere tutte le informazioni che sono nel sistema sanitario, mettiamo regionale, che riguardano quel cittadino, e poi di portare a quel cittadino gli indirizzi attraverso il fascicolo non contiene niente, gli indirizzi di tutti i posti dove queste informazioni, questi referti sono archiviati, contenuti. Quindi voi nel fascicolo avrete www.laboratorio-sant'Orsola perché là c'è un certo numero di referti che vi riguarda, o avrete www.Rizzoli perché siete stati ricoverati a Rizzoli, o avete www.Maggiore perché siete andati al pronto soccorso. Ma sono, è un elenco telefonico il fascicolo, c'ha tanti indirizzi, schiacci un bottone, lui va a cercare tutti i dati di tutti questi indirizzi che avete lasciato in Emilia-Romagna oggi, collegamento tra le regioni in Italia, addirittura si pensa di farlo a livello europeo. Siete andate anche a Londra, avete avuto un problema, siete finiti in un pronto soccorso, anche quel referto in prospettiva, adesso Londra si è tirata fuori, diciamo la Francia, certamente dovrebbe ritornare, perché voi avete nel fascicolo gli indirizzi di tutti i dati depositati negli ospedali e negli laboratori d'Italia e in futuro d'Europa. La prima cosa che viene in mente, io ho il fascicolo dal 2008, la prima cosa che viene in mente è di sì, ma chi le va a leggere tutti? Cosa serve effettivamente? Alla fine l'utilizzo che... Il fascicolo viene utilizzato come la famosa Ferrari per andare a prendere il caffè. Cioè, sostanzialmente viene utilizzato il fascicolo per scaricare l'impegnativa del medico, la prescrizione farmaceutica e andare in farmacia, per scaricare il referto anziché andarlo a prendere, ma in genere viene già mandato al medico di famiglia. Cioè, se ne fa un uso
molto limitato. In alcuni casi si collega al CUP e si può fare la prenotazione, ma è più complesso e difficile, non sempre c'è la disponibilità. Quindi voi avete visto che è stato fatto un lavoro incredibile, enorme, addirittura con dimensione nazionale ed europea, che però non dà ancora i risultati, cioè è una Ferrari che continuiamo a usare per andare a prendere il caffè. Certo è un grande passo avanti. Ora, in questa situazione bisogna pensare, ed è anche stato un po' difficile accedere, non è un caso che nonostante abbiamo ottenuto buoni risultati di distribuzione siamo ancora a 700-800.000 cittadini che hanno scaricato il fascicolo sanitario elettronico, cioè l'hanno attivato, hanno dato il consenso all'attivazione su una popolazione di 4.400.000, ed è un lavoro che è iniziato nel 2008 e sono passati 12 anni. Per il valore che ha questo lavoro bisogna anche chiedersi perché. L'altro che intercettate è il CUP, che ha già un sistema CUP web, dove potete fare, o passando dal fascicolo direttamente con l'app, fare prenotazioni online. Dico due cose importanti perché riguardano la salute. Anche questo l'abbiamo progettato a Bologna, è stato uno dei primi sistemi in Italia e anche a livello nazionale, il CUP metropolitano di Bologna. Sapete il lavoro di progettazione che per 20 anni ha fatto CUP 2000 su questi sistemi. Anche qui è una cosa che ha caratterizzato Bologna in modo eccezionale. Io ricordo ancora quando la gente andava in giro e diceva: ma noi abbiamo il CUP, voi non l'avete, e che pian piano ha conquistato a livello nazionale. Oggi ha un'interfaccia sul web oppure ha delle interfacce mediate da operatori agli sportelli e soprattutto alle farmacie. Questo è un sistema già molto più rodato, ma poi vedremo, oggi bisogna pensare il futuro. Abbiamo delle cose molto nuove, l'app del comune. L'app del comune è molto bella, l'app Bologna Welfare. Andando dentro trovate moltissime aree di servizio, ci vuole SPID per accreditarsi, però dopo è possibile fare direttamente delle operazioni sui servizi. Io voglio avere lo sconto nei supermarket che sono convenzionati col comune per avere, posso farlo se mi registro, eccetera. Posso dall'app accedere sempre con SPID, una volta che sono dentro l'app posso andare direttamente sul fascicolo sanitario, cioè posso, ma soprattutto è un modo nuovo di intendere il mio rapporto con la rete per accedere ai servizi, che a noi interessa molto nel modello del welfare di comunità. Perché? Perché questa app assomiglia molto al punto dove vogliamo arrivare, il fascicolo del cittadino, l'app del cittadino. Cioè avere uno strumento nella rete, immaginate un'app, come tante, non so, come avete Facebook o come avete Gmail, dove accedendo in questa app io entro nei servizi di welfare pubblici a tutti i livelli. E posso da lì navigare nei vari campi, uffici pubblici, sportelli sanitari e sociosanitari, lo sport, tutto quello che praticamente, e non ho bisogno ogni volta di identificarmi, sono già identificato e ho da un lato un'informazione costante su quello che succede e dall'altro posso utilizzare tutti quei sistemi come il CUP, il fascicolo sanitario elettronico, che sono già stati costituiti, rimasti isolati con tutta una serie di problemi seri anche di accesso e di utilizzo, sono delle volte anche difficili. Io che sono stato tra i realizzatori del CUP di Bologna, vi devo dire che quando vado sul CUP web e mi prenoto una visita, noto la complessità dell'operazione che devo fare.
E a volte noto anche la complessità di utilizzare il fascicolo sanitario elettronico, che alla fine lo utilizziamo per pochissime delle sue potenzialità. Questa app deve diventare soprattutto un'interfaccia facile con gli utenti, che ci permette, e quindi arriviamo a questo concetto che tanti hanno fatto tante cose, nella scuola c'è il registro elettronico ad esempio, ma noi abbiamo bisogno di un canale facile di accedere che risolva il problema della nostra identificazione, che ogni 3 minuti non ci chiede chi sei, ti chiede la password ogni 3 minuti, tutte queste cose. Abbiamo visto alcuni film inglesi, no, indicativi, quelli di Ken Loach, eccetera, che facciamo vedere come poveracci le persone, venendo a meno gli operatori, no, si perdono nella rete, diventa uno sbarramento culturale. E quindi l'app del Comune di Bologna, andatela a vedere, la potete scaricare in modo molto semplice andando dal vostro telefonino, e comincia a dare una risposta importante. Poi abbiamo ovviamente portali, i siti del comune, il più noto è Iperbole, che è già una storia ed è uno di quelli meglio fatti, che si collega però di fatto al lavoro che sta facendo l'app. Cioè l'app è un passo avanti rispetto a Iperbole. Ovviamente le aziende sanitarie hanno i loro siti, altre aziende pubbliche, ERA, eccetera, hanno i loro siti. Ma noi non possiamo fare il giro ogni volta di tutti i siti. Se abbiamo bisogno del Sant'Orso, andare a Sant'Orso. Se abbiamo bisogno del Rizzoli, andare sul sito del Rizzoli. Se abbiamo bisogno dell'ERA perché la bolletta non ci sembrava che corrispondesse in realtà a quello che abbiamo effettivamente consumato, andare sul sito di ERA. Poi abbiamo bisogno delle multe del comune, allora andiamo sul sito Iperbole. Noi abbiamo bisogno di uno strumento unico che ci guidi con grande facilità. E appunto per questo abbiamo imparato a utilizzare il mondo delle app e dei social. Ma qui c'è una contraddizione. Da un lato utilizziamo i social network, facciamo l'esempio di Facebook, utilizziamo Facebook. So che anche molte persone anziane lo utilizzano, a volte le persone ci stanno tanto su questi social, soprattutto perché rispondono a un bisogno di solitudine. Ma la cosa incredibile è che noi utilizziamo tantissimo questi social, ne potrei citare due, Facebook e WhatsApp, che sono due strumenti, uno molto più agile per comunicare, uno invece ci permette meglio di gestire le foto, poi si può usare anche Instagram, possiamo usare anche altre cose. Però quest'area è un'area che in realtà non ci risolve il problema della solitudine, diciamo che ci permette di comunicare, ma totalmente separata poi da tutta l'altra area quando dobbiamo accedere a un fascicolo sanitario elettronico o iscrivere il ragazzo all'asilo o avere a che fare col portale di ERA. Sono due mondi, in realtà è lo stesso mondo, ma in uno siamo costretti a occuparci solo dei nostri ricordi e del rapporto con gli amici e nell'altro invece siamo alle prese con tutte le difficoltà, perché questi due mondi in realtà sono lo stesso, è il mondo internet, e noi dobbiamo unificare questi due mondi. L'altro giorno sono passato all'App Store qui di Bologna, di via Rizzoli, all'Apple Store, scusa, non l'Apple, e abbiamo fatto il corso con loro sull'uso del telefonino per le foto e per i filmati. Poi c'è stato anche un corso per donne immigrate di recente, in questo caso abbiamo fatto il corso per le donne eritree. E con loro abbiamo detto, ma scusate, perché non cominciamo a ragionare, voi che siete così bravi a formare, dico loro, potrei dire Google, potrei dire altri, non è che abbiamo una particolare preferenza per la Apple, cominciamo a fare assieme un lavoro per come accedere ai servizi attraverso questo mondo e utilizzare WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, le mail e tutto il resto, proprio in funzione non solo della mia vita, dei miei ricordi
o delle quando voglio divagare in qualche modo, ma nella vita reale voglio usare i servizi a tutti i livelli. Ovviamente non ho citato i servizi del lavoro che interessano tanti, non solo giovani. E abbiamo cominciato a ragionare su questo. Ovviamente questi sistemi hanno il retrobottega, come tutti i sistemi, come vi ho spiegato prima. Il fascicolo sanitario elettronico ha come retrobottega la cartella clinica. Da dove arrivano i dati che noi registriamo nel fascicolo sanitario? Arriva il referto, ma il referto deve essere creato in formato digitale. Se una visita oculistica o cardiologica, mi arriva il referto in formato digitale sul mio fascicolo, in realtà è l'indirizzo dove il referto è conservato, io posso scaricarlo e posso anche viene mandato, se ho dato il consenso, in automatico al medico di famiglia, ma perché nel retrobottega, usiamo questa espressione, c'è una cartella clinica elettronica medica che registra questo fatto e registra la mia interazione con il medico. Io sono andato a una visita cardiologica, lui ha messo in formato digitale il referto nella cartella clinica che è andato nella rete del fascicolo sanitario elettronico, dove io lo posso scaricare attraverso il mio fascicolo, ma dove lo può scaricare anche il medico di famiglia che vede il fatto. E anche la cartella clinica del medico di famiglia fa parte di questo retrobottega, di questo back-end della rete. Il sistema di welfare assistenziale, che qui a Bologna è gestito, mi sembra, con un'attenzione particolare e ha dato risultati significativi, ha una cartella sociosanitaria condivisa tra vari soggetti, che non sono solo il Comune di Bologna, ma è l'ASPA, è IRIDE, sono le strutture degli anziani, eccetera, eccetera, che registrano tutti i dati delle persone, mi sembra che siano almeno 24 o 25 mila, che noi prendiamo in carico, a cui diamo dei servizi per bisogno di assistenza come Comune di Bologna. Vedete già due cartelle, la cartella del medico che registra sia come medico specialista in ospedale, sia come medico di famiglia, tutti i problemi che noi abbiamo parlando, interagendo con loro, facendoci fotografare, facendoci mettere delle sonde, registra tutti i nostri dati di salute e di malattia del nostro corpo. Poi abbiamo un'altra cartella a Bologna, che è promossa dal Comune assieme ad altri enti che fanno assistenza come l'ASP, eccetera, ma anche la stessa azienda sanitaria fa assistenza sociosanitaria, che registra tutti i dati di bisogni, che in questo caso non sono bisogni di cure perché ho una malattia, ma sono bisogni di interventi, a volte economici, di finanziamento, a volte sono interventi di servizi a pagamento che diamo a secondo delle classi di reddito, servizi concreti che vengono dati, come può essere l'assistenza domiciliare ai vari cittadini. Servizi sociali e servizi sanitari. Questo è un fatto importante. L'unico problema è che, a differenza delle aziende sanitarie e del lavoro che abbiamo fatto soprattutto come CUP 2000 per creare un fascicolo unico in Emilia-Romagna e anche nella città metropolitana bolognese, dove praticamente tutto quello che... Cioè, ci sono in Emilia-Romagna grosso modo 10.000 medici, no? E 10.000 medici specialisti, 4.000 medici di famiglia, 4.400.000 cittadini. Questi sono i dati, no? Se volete metto anche 2.000 farmacisti. Benissimo. Ogni interazione che avviene tra questi 4.400.000 cittadini, lasciamo stare quelli che stanno sempre bene e non vedono mai il medico, beati loro, 4.400.000 cittadini, con quei 10.000 medici specialisti, quei 4.000 medici di famiglia, ci metto dentro anche ogni volta che vanno in farmacia, ogni interazione, ogni volta che si vedono, si raccontano qualcosa. D'altronde è possibile andare nello studio di un medico e non dire niente, ti dice grazie, scusi, non ci faccio perdere tempo.
andate, raccontate qualcosa. Lui non si fida, vi guarda, vi controlla, vi sonda, vi fa i raggi X, tutto quello che, e alla fine vengono fuori dei dati, informazioni. Li mettiamo in formato elettronico? Bit, tanti bit, un gigabyte, un terabyte. Quanti bit ci saranno sulla rete sole che collega tutti i posti dove io ho lasciato dei dati dopo aver incrociato qualche medico o di famiglia o specialista? Boh, un terabyte, 100 gigabyte, ci sono. Sono i bit delle mie informazioni. Benissimo, la stessa cosa avviene con la cartella sociale. Ogni volta che incontriamo uno che ha bisogno di assistenza, che ha bisogno di avere un certo numero di ore di assistenza domiciliare, che ha bisogno di un contributo economico perché non ce la fa pagare l'affitto, sono tutte informazioni, in questo caso non strettamente di salute, non è, forse sta anche male, ma in questo caso ha dei bisogni e le registriamo. Messi assieme noi faremo un fascicolo sociosanitario, è quello di cui dobbiamo arrivare. Un fascicolo sociosanitario perché, scusa, non è una cosa indifferente se questo ha dei problemi sociali, non riesce a pagare l'affitto, ma in più è anche malato ed è cronico. E semmai ha più cronicità. E beh, insomma, sono due dati da trattare assieme. E poi si scopre che anche solo, non ha parenti nel vicinato. Ora, tutto questo è il lavoro che deve fare il cuoco, quello che sta dietro. Alla fine il cittadino dovrebbe avere... Il cittadino, noi cosa gli diamo con questi strumenti che abbiamo chiamato app o ancor più fascicolo sanitario? Gli diamo una ricostruzione dei suoi dati. Cioè noi prendiamo tutti i dati che tu hai lasciato nell'interazione con lo Stato, col Comune di Bologna, con l'azienda sanitaria, te le restituiamo in modo che tu hai una dimensione. È un po' quello che fa l'INPS. Quanto hai versato all'INPS? Bene, io ti dico quando hai versato, da quando hai iniziato a lavorare ad oggi, e allora ti posso dire quando prenderai di pensione, ammesso che ci arrivi, perché ogni anno modificano qualcosa. Però questo rapporto deve essere chiaro. Tu hai dato, i dati dei tuoi versamenti sono anche tuoi, io te li restituisco. Sarebbe interessante farlo anche dal punto di vista fiscale. Quante tasse abbiamo pagato? Io vorrei sapere quanto ho dato di tasse allo Stato, per poi vedere anche un po' quello che mi ha ridato indietro, direttamente o indirettamente. Questo è già molto più difficile. Sì, si può avere qualche dato, ma è molto più difficile. Cioè il concetto è questo qui, che tutti i dati che noi lasciamo ogni volta che abbiamo delle interazioni, poi ci sono anche i privati, e non cambia molto il discorso. Sono andato in una clinica privata, anche lì, non tenete i miei dati, io li voglio, voglio poter arrivare in qualsiasi momento anche a quel referto che ho lasciato al Tognolo di Bologna, che è una clinica privata. Quindi il lavoro di front-end e di back-end va fatto assieme, molto importante questo concetto. Dietro il fascicolo sanitario elettronico, in back-end, nel retrobottega c'è la rete sole, è lei che raccoglie tutti i dati dai vari medici dove siete stati, dai vari pronto soccorso, ogni volta che siete ricoverati in ospedale, e li mette nei server in modo tale da poterli poi rendere accessibili dal fascicolo sanitario elettronico. Andiamo avanti. Dietro a tutte le app che voi usate ogni giorno, io credo di averne tra il telefonino e l'iPad almeno una settantina, tutte le app, una che serve perché vado a fare le ricerche su Google, una perché serve che vado su Facebook, una perché serve perché ho le email, un'altra che mi fa vedere questo, un'altra che mi fa vedere YouTube, eccetera, eccetera. Cioè, si forma un mare di cosiddetti big data. Spesso si dicono, ma cos'è questa roba dei big data? Sono questi. Cosa sono i big data? Sono una massa enorme di dati che voi lasciate ogni volta che fate una ricerca su Google, dite io vorrei sapere quanto si spende a Rimini, e allora lui sa già che voi volete andare a Rimini in ferie, oppure io vorrei comprare quella cosa e faccio una ricerca e lui sa già che voi siete interessato a quel genere di libri, a quel genere di letteratura, semmai poi vi fa vedere anche la pubblicità su queste cose. Ma il discorso è molto ampio, pensate tutti i dati che lasciate
su Facebook, tutti i dati che si lasciano su Twitter, tutti i dati che si lasciano su YouTube, tutti i dati che lasciamo attraverso le email, tutti i dati, cioè una marea di dati enorme che se volessero li raccolgono tutti e sono in grado praticamente di ricostruire completamente i vostri desideri, i vostri interessi, la vostra personalità, il vostro corpo, se state bene o non state bene, dalle cose che dite. Questa enorme massa di dati che noi depositiamo sulla rete, nonostante che si dica che devono essere protetti o meno, però c'è un'enorme massa di dati. E questa farla tornare, mentre io posso dire all'ASD, oh, cara ASD, io tutto quello che ho messo al Sant'Orsola voglio poterlo vedere da casa attraverso il fascicolo. Ho fatto un esame del sangue, 2 anni fa, quell'esame del sangue lì deve essere il mio fascicolo. Quindi quando voglio vedermi, adesso mi guardo gli esami del sangue degli ultimi 10 anni, non ci capisco niente in realtà, cosa mi vado a leggere 10 anni di esame del sangue? Dopo arriviamo a un piccolo concetto, se avessi un piccolo sistema di intelligenza artificiale, me ne danno solo una bustina, no? Non voglio un mezzo chilo di intelligenza artificiale, un piccolo sistema di intelligenza artificiale, me la metto sul fascicolo e cosa succede? Questo va subito a vedere tutti i miei esami del sangue, io ce li ho dal 2008 al 2020, 2008-2020, beh, è già un bel periodo. Poi va a vedere, io soffro d'occhio, ho qualche problema alla vista, la pressione oculare dei miei occhi negli ultimi 10 anni, poi va a vedere, insomma, va a vedere tutto. A quel punto questa bustina di intelligenza artificiale che io ho messo dentro, che è un software, poi è un algoritmo, sono software già predisposti, mi dice: guarda che tu sei messo così e negli ultimi anni hai teso a evolvere così, sei migliorato, sei peggiorato, faccio anche qualche previsione su di te. È interessante, molto interessante. Se poi per 500 euro mi compro il mio DNA e lo metto dentro anche quello, cose che già si sta facendo in certe cartelle cliniche che girano in rete, quindi sono dati geneoli, già la polizia americana col DNA ricostruisce il viso delle persone. Quindi sapendo il DNA loro sanno già che viso hai, come è fatto il tuo viso. Quindi voi capite bene che noi disporremmo di uno strumento in grado di andare a cercare tutti i dati che abbiamo lasciato nei posti più diversi, perché lui ha tutti gli indirizzi. In grado di interpretare tutti questi dati e in grado di aggiornarli continuamente. L'ultimo orologino smart che è venuto fuori, schiacci un bottone e ti fa l'elettrocardiogramma, l'ho visto fare proprio. Ti fa l'elettrocardiogramma, schiacci il secondo bottone e manda l'elettrocardiogramma al tuo medico di famiglia. Adesso sta uscendo quello della pressione del sangue, cioè la pressione. Voi per misurare la pressione avete la pompetta, tutte queste cose. No, quello schiacci un bottone, ti dice la pressione, 180, schiacci l'altro bottone e la invia. Il medico di famiglia già è bombardato dal fascicolo sanitario elettronico. Perché a mezzanotte tutti i server, una decina, delle AS dell'Emilia Romagna, attraverso un sistema centrale, raccolgono tutti i dati di 4 milioni di cittadini, di tutto quello che hanno fatto nella giornata, tutti gli esami del sangue, tutti i ricoveri ospedalieri, tutte le lettere di dimissione, e le sparano ai 4.000 medici di famiglia, i quali di questi 4 milioni ne conoscono andar bene la metà. Perché hanno la fortuna, molti vanno a fare le visite, non si presentano neanche dal medico di famiglia, vanno a fare una visita privata, però se questa struttura è accreditata, anche quella finisce nel fascicolo. Allora il medico di famiglia, di fronte a questo bombardamento di dati, si mette in trincea con l'elmetto, perché per lui sono proiettili, perché se gli arriva un dato, arriva una massa enorme di dati, se mai arriva un dato di uno che potrebbe avere un infarto domani, dice, no, dopo dà la colpa a me perché non sono intervenuti, ma io non sono in grado di intervenire. Adesso con i telefonini, con gli smartwatch, con tutti i dati, l'elettrocardiogramma, quelli ne fanno 5 al giorno di elettrocardiogramma, schiacciando 5 volte e sparano tutti e 5 al medico di famiglia. Ora sono proiettili per lui.
Allora, a un certo punto è chiaro che sia il medico di famiglia che il nostro fascicolo, sia la cartella clinica del medico di famiglia, dove in 1500 siamo da quel signore che sta, che ne so, in via Rizzoli, sia nel mio fascicolo dove mi arrivano tutti gli esami, i dati della mia storia clinica, abbiamo bisogno anche lì di una bustina di Minerva di intelligenza artificiale. Cioè, se il medico ha un sistema che monitora tutto, gli lancia là, guarda, 90% tutto bene, questo lo puoi vedere tra una settimana, quello anche tra un mese va bene, attenti, 5 casi sono pericolosi, subito bene, allora è tutto un altro mestiere. Cioè, nel back office, il famoso cuoco, bisogna che ci mettiamo le bustine e dopo arriviamo alle bustine. Se oltre tutti questi, appunto, cominciamo a mettere tutti questi device che le persone si portano addosso, che contano i loro passi, quanti chilometri hanno fatto al giorno, quanti a piedi, quanti in bicicletta, addirittura alcuni hanno la maglietta con i sensori, arriverà di tutto. Arriverà di tutto, perché è nel mercato, perché si vede. Tutti questi dati, una massa enorme di questi dati, vanno buttati? No, vanno raccolti, interpretati e distribuiti all'utente e ai medici che ci hanno in cura. Ora, non solo ai medici, ma a volte anche agli operatori sociali. Quindi la possibilità di avere una massa dati enormemente più grande, sia per curare, per personalizzare la cura, sia per governare il sistema, sapere esattamente cosa vogliono i cittadini e cosa diamo, cosa che non è per niente scontata, e saperlo in tempo reale, come fa Los Angeles, che attraverso tutti i WhatsApp che arrivano dai telefonini governa attraverso un sistema di intelligenza artificiale il traffico di una grande metropoli. Allora, cerchiamo di capire l'architettura di questi sistemi. Questa ve l'avevo già fatta nel corso dell'altra lezione. Cioè, l'architettura del sistema internet è un po' particolare, bisogna che ci ragioniamo. Qualcuno, ad esempio, scambia internet per Google, che è una cosa che non corrisponde. Allora, ci sono una massa di dati che sono dati, cioè una massa di interazioni, di reti, che sono quelle dei cittadini, dove tu puoi arrivare. Tu attivi con Google, arrivi a un certo punto. Ci sono una massa di dati invece che stanno all'interno delle istituzioni e delle organizzazioni, a noi interessano le istituzioni del welfare, dove tu non puoi arrivare automaticamente. Per farlo hai bisogno di avere un'area intermedia, che è un'area di CUP, di app, eccetera, che ti mettono il cittadino nella condizione di condividere dati prodotti dall'istituzione e di metterlo a confronto a quei dati che lui stesso produce, perché ha l'orologio intelligente, perché misura tutta una serie di cose. Sempre più avrai un cittadino che si autoproduce dei dati, ad esempio dei dati di salute, sapere come sta, ma anche di dati di interesse sociale ai fini del welfare. Allora, questa era l'architettura del fascicolo che vi dicevo prima, tutte le ASL sparano a un sistema centrale che è un server, praticamente un puntatore, il quale a sua volta passa al cittadino. E questo è anche questo un back-end, cioè dietro a quello che vedete c'è tutto questo. Allora, qual è il modello a tendere? Il modello a tendere a cui vogliamo arrivare. Questo è molto importante da capire come intelligenza di ragionamento, anche se capisco che può essere non facile immediatamente. Allora, abbiamo un triangolo, no? In questo triangolo mettete, su un punto c'è il cittadino, c'è l'utente e la sua famiglia, il quale vuole avere un rapporto diverso con lo Stato, con i servizi, col comune, con l'azienda sanitaria, con l'azienda del gas e dell'acqua, eccetera, eccetera, con l'insieme dei servizi che costituiscono sostanzialmente il welfare, compreso anche servizi particolari come possono essere l'assistenza domiciliare, che possono essere i contributi di assistenza, eccetera. Nell'altro angolo del triangolo abbiamo il sistema fatto di operatori.
Ma da un lato hai operatori strutturati, cioè come puoi avere il medico, gli ospedali, delle strutture di assistenza fortemente istituzionalizzate. Dall'altra è quello del territorio, della continuità assistenziale, dove hai il medico di famiglia, l'operatore sociale che usa la cartella, l'operatore che usa la cartella clinica, la cartella elettronica, la cartella sociale, e il medico usa la cartella clinica elettronica. Hai la presa in carico, la telemedicina, cioè hai il territorio, hai l'abitazione. Là invece hai l'ospedale, hai le strutture di residenza protette e c'è il cittadino. Ora, in questo triangolo, dove qui dai dei servizi di continuità, là hai dei servizi invece pesanti, no? Strutturati, il cittadino, gli arriva oggi il fascicolo sanitario elettronico, ma gli arriveranno sempre più dei dati e deve poterle gestire in qualcosa che assomiglia molto all'app che ha fatto il comune, o una My Page come lentamente stavamo progettando e stiamo ancora pensando di progettare, che ti permetta a te di usare nel modo migliore, attraverso gli strumenti che usi ogni giorno, questi dati. Questo è lo schema logico nel quale tendenzialmente si dovrebbe muovere un'agenda digitale anche a livello locale, a livello ad esempio di un modello di welfare metropolitano. Io non ho tantissimo tempo ancora, ho cercato di sviluppare questo modello, che è un modello distribuito. Tra gli strumenti che conosciamo, qui c'è la cartella clinica d'ospedale, che è un punto importante per la cura, tutta la parte della medicina specialistica, sempre più personalizzata. Qui hai ancora, dicevo, il sistema della continuità assistenziale nel territorio e via via però tu lavori su grandi progetti. Questi grandi progetti li vedete scritti a lato del triangolo. La medicina deve essere sempre più personalizzata, cioè deve essere sempre più legata al problema, a quel tipo di problema specifico che l'individuo ha, anche se la malattia la chiamiamo nello stesso modo, diabete, mettiamo, sempre più dobbiamo pensare che la cura che riguarda quell'individuo deve essere personalizzata, e quando diciamo personalizzata vuol dire che deve poter agire su una base dati di informazione che alla fine è mille volte più grande di quella che utilizzavamo nel passato, perché abbiamo la possibilità di raccogliere un numero amplissimo di dati. Prima ne abbiamo citati tanti, ma ad esempio vi posso dire un dato che tutti buttano via. Tutti i dati delle nostre interazioni col CUP di Bologna, che funziona dal 1990, quindi periodo molto, in realtà nessuno li ha mai usati e sono dati informati. Questo ci permetterebbe di sapere tutto il comportamento dei nostri cittadini nel rapporto con i servizi sanitari, certamente i servizi ambulatoriali di specialistiche e di diagnostica, cioè sapere dove sono andati, quante volte ci sono andati. Abbiamo dei dati di tipo comportamentale. Se andiamo a vedere, a fare le ricerche sui social, sappiamo cosa pensano i cittadini di tutti i nostri servizi. Noi l'abbiamo fatto attraverso Cineca, che è un grosso centro di calcolo dell'università, e siamo riusciti a calcolare, attraverso, andando ad analizzare quello che era stato depositato sui social, cosa pensano i cittadini di ogni reparto degli ospedali della nostra città. Cosa in genere un parere molto positivo. Dall'altro lato del triangolo, la continuità e la presa in carico, cioè la prestazione di un welfare di comunità non è un banco. Non può essere data a mo' di bancomat. Ho un problema, vado lì, ottengo una prestazione. Come fosse una medicina, prendo una pillola. Ma è una presa in carico. E questa presa in carico è tanto più importante, ad esempio, su tutta l'area che interessa in particolare la popolazione anziana, ma non solo la popolazione anziana, della cronicità. Cioè io ti seguo dal punto di vista sanitario, ti seguo dal punto di vista preventivo.
che riguarda l'alimentazione, che riguarda la vita sana, che riguarda il comportamento del tuo corpo. Ti seguo dal punto di vista predittivo, cioè penso già che sviluppi possono esserci. E poi il cittadino e il suo empowerment. Cosa si intende con questo? Cioè tutto questo ha senso, ha successo, se il cittadino non solo non usa il welfare come un bancomat, metto dentro, mi dai una prestazione, faccio l'esame del sangue, chiuso e basta. Ma se io sono responsabilizzato e ho effettivamente potere in questo sistema, se io mi presento al CUP e ho bisogno di una visita normale, una risonanza magnetica, e mi viene detto che è disponibile solo tra un anno oppure devo andare a Castiglione dei Pepoli che non ho nemmeno la macchina per andarci, allora è chiaro che io devo poter dare la mia risposta. Cioè ci deve essere una possibilità del cittadino di avere un potere rispetto a tutto quello. L'empowerment è sostanzialmente potere, tu devi fidarti del cittadino, devi mettere in capo al cittadino e ai suoi gruppi un potere di potersi esprimere, lo devi rendere responsabile e devi dargli la possibilità di partecipare e di conoscere il meccanismo. Cioè non c'è disponibilità, però cosa possiamo fare assieme per risolvere questo problema della tua risonanza magnetica? Ragioniamo. Andiamo su un convenzionato, cioè voglio dire, questo meccanismo è, se il cittadino è un utente passivo non riesce a fare niente. Allora il welfare di comunità si basa, come avrebbe detto Ardigò e come ci hanno detto in tante lezioni anche nel corso dell'altro anno, su un empowerment, sul fatto che tu dai per scontato. Ovviamente un cittadino dotato di empowerment è scomodo, non è un utente passivo che dice se tu gli togli il punto nascita Poretta, il cittadino ha dato d'imparo, vuoi sapere perché lo fai, e se non è convinto non sta al gioco. Cioè allora si organizza e lo devi convincere. Se gli spieghi che ha un vantaggio, bene, ma se cerchi di fregarlo in realtà perché vuoi risparmiare, il vantaggio non c'è perché la donna finisce per partorire mentre viene giù in macchina a Sasso Marconi, non lo convinci. Quindi il problema è molto complesso, come vedete, però in questo modello si dà per scontato che ci sia un sistema di accesso facile e la possibilità, cioè da un lato la possibilità di usare il maggior numero di dati possibili che devono essere ricondotti in capo, che non riguardano solo dati come possono essere un referto, ma riguardano il mio comportamento, tutto quello che io lascio e che può essere riutilizzato ai fini di un programma di welfare, al fine di un programma di welfare che guarda lo star male e anche lo star bene. E dall'altro la possibilità di poter interagire in modo semplice con l'insieme dei servizi, così come già avviene in tanti altri campi. E quindi in questo modo la riorganizzazione della rete in funzione di un welfare di comunità diventa di grande importanza. Vedete che da diverse parti ci sono delle freccine azzurre. Le freccine azzurre vuol dire che dobbiamo introdurre una tecnologia di intelligenza artificiale in grado non solo di produrre dati ma di leggere e trasformare informazioni. E le informazioni che diamo al cittadino in alto non sono uguali alle informazioni di cui ha bisogno il medico di famiglia e nemmeno uguali queste alle informazioni di cui ha bisogno il medico d'ospedale. Ognuno di questi sistemi, compreso anche quelli che riguardano i decisori, chi governa il sistema, i direttori delle ASL, gli assessori, eccetera, hanno bisogno di strumenti appositi di intelligenza artificiale. Io non ho... Dietro c'è il back-end, c'è il front-end, c'è il back-end, ma dietro a questi c'è della filosofia, ci sono delle teorie sociologiche. Vediamo un attimo cosa possiamo riassumere in questa mezz'ora di tempo. Cioè tutto questo nasce da ragionamenti che sono ragionamenti in gran parte anche sociologici, di teorie, su cui tra l'altro noi come Scuola Ardigò stiamo esplorando a vari livelli.
Non ho tempo di entrare molto nel merito, però la base di questa teoria, come già vi ho spiegato anche nell'altro call, nell'altra lezione, è data dal fatto che questi due sistemi, il sistema dove vive l'operatore, non importa che sia un medico, che sia un operatore sociale, che sia un funzionario dell'ASP o dell'azienda del gas e dell'acqua, e il cittadino sono oggettivamente due mondi diversi. Addigo ha sempre detto che dobbiamo avere dell'empatia, cioè dobbiamo cercare di fare in modo che il suo ruolo professionale non perda il connotato umano. Cioè, quando è medico, certo, lui ha davanti la scienza e anche il budget, perché lui deve tenere conto della scienza e del budget che gli dà la, però deve essere anche persona umana, dotata di quel necessario di umanità che gli permette, se non ha questo, come fa a comunicare con la persona che gli sta davanti, che appartiene a un mondo di emozioni, fondamentalmente, si esprime emozionalmente, cioè voi entrate in uno studio medico, non è che entrate là con una tabella, io vi do la tabella Excel della mia situazione, voi fate una narrazione, un racconto, raccontate, quindi esprimete sostanzialmente delle emozioni, vi esprimete in modo emozionale, non avete altri modi per esprimervi, non siete uno scienziato che va là con, sì, qualcuno è più esperto di altri, ma sostanzialmente gli state dicendo, oh, io sto male, io mi sento male, il messaggio è quello. E quell'altro, quell'altro dice, allora io ho il budget, qui posso spendere poco, ho a disposizione 5-10 minuti perché finiti quelli non ne ho più, anzi l'ASM ha detto riduci a 7 se possibile, a un certo punto, ma voglio dire non cambierebbe molto il concetto se questo è uno che chiede un mutuo e quello è un funzionario della banca, il concetto è sempre quello. Allora questi due mondi, non vi sto a spiegare le teorie di Luhmann, ma non fa fatica a parlare, perché uno parla un linguaggio emozionale, sto bene, sto male, guardi, mi sento, l'altro parla un linguaggio specialista, sintetico, scientifico, insomma, ha un ruolo specifico, è uno specializzato, questo qui invece è un cittadino che vive nell'ambiente vitale. Allora, il problema di far comunicare, cioè il problema è come noi riusciamo a usare il grande potere comunicativo della rete. Ma voi avete in mente di che come è cambiato il mondo con questi? Cioè se arrivasse il nostro bisnonno, cosa direbbe? Ci vedrebbe parlare per via Gubassi che la gente passa e parla così, no? Dirà quello è impazzito, no? Cioè non c'è più senso, cioè il livello di bit di il bit è un atomo della comunicazione, ci permette di, con un centimetro ci permette di calcolare la distanza, il bit ti permette, o byte che sono 8 bit, ti permette di dire quanta massa di comunicazione hai prodotto. Siamo in presente una massa di comunicazione spaventosa, ma questa massa di comunicazione spaventosa tra quello che sta sopra e quello che sta, stanno risolvendo questo problema? Allora ecco, Queste teorie, che sono anche ardigoiane, io anche nell'altra lezione ho cercato di spiegarvi, cioè questo sembra complicatissimo, ma in realtà è semplicissimo, se voi ci pensate. Cioè lui dice, questa signora è malata, ha un bisogno, esprime un'emozione. Se uno è malato cosa esprime un'emozione? Sto male, è un'emozione. Emotivamente esprime la sua emozione. Il signore che sta sopra è un medico che la sta ascoltando, immaginatevi in un ambulatorio, in un ospedale, dove volete, no? E la sta ascoltando. E questa dice, io sto male. Allora, questo deve trasformare questa emozione che gli viene stressa in una diagnosi di natura scientifica, usando un linguaggio totalmente diverso. Ora, quindi raccoglie tutti i dati, in parte l'ascolta, in parte vuol vedere lui il suo corpo, anche là dove la signora non riesce a esprimersi, gli prova la pressione, non è che la signora sa che pressione sa, lo sa attraverso uno strumento. Dopodiché dematerializza tutte queste informazioni, le mette nel server dell'ospedale, che vanno sul fascicolo, eccetera, eccetera. Tutto questo accumulo di informazioni, cosa servono? Una bella domanda. Dal 2008 ad oggi
la grande massa di informazioni prodotte da 4 milioni di abitanti, perché è vero che oggi solo 800.000 usa il fascicolo in Emilia Romagna, però 4 milioni ha dato il consenso perché i loro dati vanno in rete, 4 milioni su 4, su 4 e 4. Ora, una massa enorme di informazioni non è mai stata usata dal 2000 oggi adesso, prodotta dal fascicolo, perché il sistema sanitario regionale non è in grado di usarlo, perché se l'avesse usato avrebbe fatto una virtualizzazione, così si chiama, un po' complicato, di queste informazioni e avrebbe detto: io, alla luce di quello che mi hai detto tu, con i ragionamenti scientifici che ho fatto perché sono un medico, mettendo tutti i dati lì, mi viene fuori una risposta che mi permette di materializzare una prestazione personalizzata. Tu hai bisogno di questo intervento chirurgico e di questa chimica. Ma questo ovviamente non è mai assoluta, è sempre probabilistica. Ci sono 10.000 possibili soluzioni, io ti consiglio questa. È sempre, ma d'altronde man mano che voi andate a scomporre i dati, io ho detto bit, ma qualcuno vi può dire no, bit è superato, quanti? Sono computer quantistici, vanno meglio, può usare i fotoni, può usare mille altre particelle, però il ragionamento che fa alla fine raccoglie un'enorme massa di dati e più va avanti la meccanica quantistica e tutta probabilistica, ti dirà, vengono fuori, tu hai un tumore, vengono fuori diverse possibilità di affrontare, di cui io penso, ecco qui interviene il medico, io penso che questa sia la soluzione. Quindi, e lo fa in modo... Tra 50 anni, quel fascicolo lì che voi avete, che sembra un Excel, aprite, c'è tutto i miei referti, le mie, eccetera, sarà in realtà un ologramma, cioè sarà una persona ricostruita al computer e sarà possibile molto meglio usare questa enorme massa. Però era per dare, queste sono teorie della complessità. Io prima vi ho fatto vedere un giro, io ve lo potrei fare al rovescio quel giro. Vogliamo farlo al rovescio quel giro? La signora ha tutto dematerializzato le sue prestazioni, sa una massa enorme di dati perché è riuscita a raccogliere il big data dal web, è riuscito, web analytics si chiama, è riuscita ad avere tutti i dati del suo fascicolo sanitario, del suo fascicolo sociosanitario, ha tutto e lo fa arrivare alla fine al professionista perché lei ci mette del suo e fa un percorso opposto, cioè lei ritiene, quindi è partecipe, alla fine il professionista arriva a proporgli ugualmente una cura, ma attraverso un rapporto che vede completamente, sono questioni più complesse, non voglio, però vi voglio dare il senso che lavoreremo su masse enormi di dati, che riguardano il nostro corpo, cioè noi abbiamo cominciato a fare degli algoritmi a cineca di questo genere. Prendiamo una persona con i suoi dati. Io. Cosa metto sul tavolo? Tutti i dati del mio fascicolo sanitario. Esami del sangue, visite specialistiche, tutte le medicine che ho preso. Tutti gli esami, le prove che ho fatto per la mia pressione del sangue, tutto. Ho messo sul tavolo. Benissimo. Il sistema però ha nella pancia tutti i dati dei 4.400.000. E fa un algoritmo che dice, prendo tutti i dati di Mauro, li sparo lì in mezzo e mi viene fuori che con i dati di Mauro, un terabyte di dati, cioè una cosa che sta in 10 chiavette di quelle che portiamo in tasca, va a fare il giro, va dentro a questa massa, questo... like data, cioè un lago di dati, che sono tutti i dati dei 4 milioni, come io ho messo i miei, immaginate una macchina che contiene tutti i dati dei 4 milioni e 400 mila cittadini Emilia Romagna, e va a vedere, dice, quelli che hanno tutti i tuoi dati, c'è una percentuale dell'80% che è arrivata a essere diabetica, tenendo conto dei tuoi comportamenti, di tutto. Oppure c'è una
70% che ha raggiunto il livello cardiopatico col gradino successivo. Cioè, comincia un lavoro molto complesso di questo genere. Come sempre ho sbagliato la cosa. Mi sembra che siamo tornati dall'inizio, malissimo. Allora, andiamo un po' più veloci verso le conclusioni. Ecco qua, eravamo qua. Possiamo saltare, queste le abbiamo già anche fatte. Ragioniamo un po' queste due o tre slide, ragionate insieme a me. Allora, prendete che quello verde è l'ambiente del cittadino dove vive, dove fa la sua vita normale, come cittadino, non come professionista, non come cittadino, normale, come noi. Quello azzurro è l'ambiente invece dove stanno i professionisti, che possono essere l'ASL, il comune, il welfare, le istituzioni del welfare. Se prendiamo la sanità, lei fornisce dei dati ogni volta che va a fare un esame, dei referti. Questa è la situazione precedente, questa è la situazione prima che intervenissero i ragionamenti che ho fatto io. Tutti i dati vengono raccolti dall'azienda sanitaria, tutti i dati, e date vuol dire in formato elettronico, di salute e malattie del cittadino sono trattenuti dalle istituzioni. E la quale attraverso dei propri front-end, che sono l'operatore, il medico di famiglia, il medico specialista, ricevono dei dati e li gestiscono loro. Certo, il cittadino ha dei dati. Io se vado nel mio armadio trovo 7-8 lastre radiologiche che grandi così, non so perché me le hanno rifilate a me, trovo un qualche dischetto che ho fatto, trovo un pacco di carte di referti ingiallita che non so bene quando riguardavano, o forse ho anche dei dati elettronici, cioè, però sono trattiene in forma discontinua, episodica, dati e anche dati elettronici di salute. La situazione cambia, c'è il fascicolo, c'è l'app, c'è tutto questo. I dati sono sempre nel sistema socioassistenziale, nel sistema sanitario, eccetera. Però il cittadino ne vuole avere i suoi dati. Questi sono dati di proprietà del cittadino. E qui nasce un problema di privacy non indifferente, perché se sono dati in sua proprietà, bisogna anche capire che ogni volta che si va a vedere questi dati con nomi e cognomi ci vuole il consenso. E poi ogni volta che si vuole usare questi dati per fare il giochino che vi dicevo prima, beh, lui deve essere d'accordo, gli altri devono essere d'accordo. Allora a questo punto il cittadino, il dato è un valore. In certi paesi come in Svizzera si vendono, ma non solo in Svizzera. Io li posso anche donare ai fini della ricerca, ai fini del buon funzionamento del welfare. Pretendo che siano anonimizzati, eccetera. Però a questo punto i dati, cioè il cittadino ha dei dati che produce lui e anche dati di salute e di malattia che vanno, che lui può accedere attraverso questi strumenti. Allora, da tutti questi dati, possiamo cominciare a ragionare per fornire servizi personalizzati su un welfare di comunità. Come abbiamo poco tempo, andiamo avanti. Quindi c'è un'interazione tra l'ambiente del cittadino, l'ambiente del sistema, e un welfare di comunità che vuole cominciare a usare tutte queste informazioni, dando per scontato che un cittadino avrà sempre più empowerment, che ci saranno non solo il pubblico, ma ci sarà una pluralità di soggetti erogatori, che ci sarà un'integrazione tra i vari servizi verticali, sono povero ma sono anche malato, e il percorso di assistenza orizzontale di presa in carico. Quindi possiamo raccogliere tutti questi dati in mappe, possiamo fare tutto un lavoro in modo tale che lui è parte protagonista di questo lavoro. Guardiamo un attimo anche la città di Bologna, no? A chi ci stiamo rivolgendo? Noi abbiamo detto soprattutto
un target di famiglie, di anziani, fra abbiamo 100.000, 365.000 abitanti, abbiamo 100.000 anziani, abbiamo 115.000 famiglie a reddito basso su 200.000, ne abbiamo 60.000 a rischio di povertà, di cui molte sole che guadagnano il 22% di queste 60.000 guadagnano 22 per, tra i 15 e i 25, stiamo parlando di famiglie, tra i 15 e i 25 mila lordi, non netti, lordi, 22%. Abbiamo a Bologna 40.000 persone con redditi che potrebbero essere, possono essere definiti poveri, da 0 a 15.000 euro. Su quel, il 25.000 è solo il 23% delle 40.000 famiglie. Abbiamo 24.000 assistiti dal comune. Ecco, andiamo, io ho chiesto, allora, il comune di Bologna fa assistenza sociale, assistenza domiciliare, eccetera, attraverso l'ASPA, attraverso tutta la rete, in collaborazione con la LA. Quanti ne intercettiamo? Non importa che gli diamo un buono pasto, 5 euro alla settimana di assistenza domiciliare, diciamo tutto, chi prende uno e chi prende 10, no? 24.000 sono persone, quindi in una... Allora, noi dobbiamo cominciare a ragionare su queste, i laboratori lavoreranno su questo, i lavoratori lavoreranno, questo è il lavoro che sta facendo la scuola. Allora, stiamo lavorando su silver economy, vuol dire possiamo strutturare l'economia sempre più che tiene conto che abbiamo questi 100.000 anziani, io sono tra questi, è un target della scuola di ricerca e formazione, ci stiamo già lavorando. Abbiamo tutto il tema dell'immigrazione, la scuola su questo sta facendo una valutazione d'impatto che sta valutando come stanno incidendo i servizi. La scuola Ardigò fa tre cose nell'ambito del welfare di comunità, ricerca, formazione, valutazione d'impatto, che vuol dire valutiamo l'efficacia di quello che facciamo. Su questa, sul secondo tema stiamo facendo valutazione di impatto. Inclusione sociale, età infantile, qui abbiamo un target della scuola ricerca, questo è fondamentale, stiamo parlando dei ragazzi, dei bambini e dei ragazzi che devono avere la stessa possibilità di inclusione sociale, di affermazione sociale, non devono essere discriminati per un motivo economico. Era bravo, è andato all'istituto professionale quando poteva andare al Galvani o al Minghetti. Questo è un tema di civiltà innanzitutto, su cui noi non possiamo, con questi ragazzi, a partire da quando vanno alla scuola materna fino a che non hanno, fino a che raggiungeranno il lavoro, noi dobbiamo garantire le stesse opportunità di affermazione sociale. Se non facciamo questo, non è una città che vive in modo civile. Poi abbiamo tutto il tema famiglie, abbiamo detto famiglie a basso reddito, su cui stiamo lavorando, la sicurezza, tutto questo avviene però nell'ambito della sicurezza ed è un tema che vogliamo esplorare già a partire tra il 20 e il 21, è un tema di approfondimento ancora. Abbiamo tutta la dimensione della realtà multimetropolitana, cioè vogliamo che la scuola veda questo nelle varie realtà andando oltre i confini del comune di Bologna, stiamo lavorando già nel quartiere Navile. Ora, tutto questo è strettamente collegato alla possibilità di uso di una massa enorme di dati che oggi sono in formato elettronico e alla possibilità di un accesso ai servizi che non può più avvenire a bassa comunicazione, leggi in modo burocratico, ma deve venire ad alta comunicazione e la formula esatta è a basso impatto burocratico, a basso impatto burocratico. Io vi ricordo sempre che quando abbiamo fatto il CUP, in un solo colpo abbiamo eliminato 8 passaggi burocratici per prenotare una visita. 8, solo in partenza. Abbiamo scelto il target giusto? Secondo noi sì, questa indagine che ha fatto la città metropolitana, che è stata pubblicata anche nelle tre giornate dell'UELFA, ti dice, da un'indagine, siamo andati a sentire cosa pensa la gente, perché il primo punto è, non è cosa penso io,
che presiede il comitato scientifico della scuola, cosa pensa la dirigente del servizio, cosa pensa l'operatore, cosa pensa il medico, piano, cosa pensano loro? Loro, cosa pensano? Allora, loro hanno tre preoccupazioni fondamentali. La prima preoccupazione è economica, si chiama budget familiare. Se la macchina ha da fare il tagliando, sono 300 euro ed è un problema. La seconda inquietudine che hanno riguarda i figli, il futuro dei loro figli, non si sentono tranquilli. E spesso sanno di non avere i soldi per poter far stare il figlio un anno in Inghilterra come fanno le famiglie ricche e quindi avere le stesse opportunità. E comunque hanno un problema che non sanno che fine si andrà a lavorare, dove finirà, dove eccetera. La terza preoccupazione che hanno, sembrerebbe strano ma è così, è sulla criminalità. Badate bene che la preoccupazione sulla criminalità non è solo corruzione e mafia. Certo che c'è corruzione e mafia e dà fastidio a tutti, ma se a me mi rubano la bicicletta, io non gli posso rispondere che tu, scusa, ma tu cosa te ne frega della bicicletta quando qui il problema è lottare contro la mafia? No, dice, a me mi hanno fregato la bicicletta. E se ti imbrattano il portone che spendi 1.500 euro per rimetterlo a posto, non gli puoi dire che il problema è la corruzione, perché lui ha quel problema. In questa città, per troppo tempo, ha prevalso un concetto di accettazione di una semi-illegalità. Cioè atteggiamenti chiaramente non legali sono stati a lungo tollerati. E questo non è più possibile, perché la gente ha un impatto con questi problemi. La gente ha l'impatto con chi gli ruba la bicicletta, con chi gli imbratta il portone o la facciata che ha appena dipinto, con chi che lascia delle siringhe nel parco o cose di questo genere, o con chi spaccia davanti a casa, che crea inquietudine e preoccupazione. Ora, questi tre fenomeni, se noi vogliamo costruire un welfare di comunità e usare tutto il potere di comunicazione di cui abbiamo parlato finora, e trascuriamo questo, è un discorso, noi facciamo un discorso top down, ideologico, sostanzialmente di gente che non ha questi problemi, perché non ha problema di reddito, perché ha già risolto i problemi dei figli e i problemi della... Io conosco un carissimo amico che sta in via Petroni, che mi dice, ma io cosa vuoi mai, vedo spazio, vedo tutto, ma a me piace abitare lì. Certo, lui ha un reddito di 250.000 euro all'anno, quindi non ha problemi di questo genere, li risolve diversamente. Ora, arrivando alle conclusioni, abbiamo detto che sostanzialmente dobbiamo avvicinare tutti gli strumenti che abbiamo creato per facilitare l'accesso ai servizi in formato elettronico attraverso internet, come il fascicolo, l'app del comune, il registro elettronico della scuola, tutto questo ha strumenti che ormai ci siamo abituati a usare in modo abitudinale. Questo. Questi due mondi non possono essere più separati. Cioè, vi faccio un esempio. A me arriva, perché come WhatsApp, quando il mio medico mi prescrive qualcosa, è sul fascicolo ma mi manda l'allerta. Guarda che ho messo il referto sul suo fascicolo. Dopodiché mi metto a fare lì tutto il metto Speed, o metto Federa, che poi mi manda la cosa. No, vabbè, lo faccio domani perché non ho tempo, è troppo lungo. Ma perché mi deve mandare? I problemi della privacy sono risolvibili. Mi mandi il WhatsApp, ma mandami direttamente il messaggio completo dell'infestazione. Allora, a me è venuta in mente una cosa che non ho tempo di spiegarvi nel dettaglio. Cose. Noi dobbiamo fare quello che sta facendo il Comune di Bologna in tanti campi del welfare di comunità. Vi faccio un esempio. Sulle famiglie, i nostri bravi funzionari del welfare, dell'area welfare, che io apprezzo molto, che hanno fatto questa app veramente bella, cosa fanno? Vedono che le famiglie hanno problemi odontoiatrici. Allora, si discute con la ASL, la quale dice, ah, ma io non ho personale. Poi si scopre che c'erano 37 dentisti nella ASL che facevano altro, ma lasciamo stare.
Certo, cerchiamo di recuperare una parte dei 37 dentisti anziché fare maxilofacciale di altro tipo, mettiamo a curare i denti, ma non basta. Vanno dai soggetti privati, fanno degli accordi a prezzi molto scontati per dare la possibilità alle famiglie di mandare i bambini a sistemarsi i denti. È un modo pragmatico, serio di agire. Sull'oculistica sappiamo che l'acquisto degli occhiali è una spesa, e quindi fanno degli accordi in questo senso. Cioè si muovono con quel pragmatismo che io ho visto fare nei migliori welfare. Io sono andato in America nel 1985, passato tanto tempo. Perché sono stato? Per studiare come si curava la AIDS, perché noi eravamo qui i primi casi. E la cosa che mi ha colpito è il pragmatismo. Si venivano arruolate a San Francisco le prostitute in strada perché dovevano fare prevenzione. Ma come? Date soldi alle prostitute? No, ma noi non faremo mai una cosa di questo genere. Ma stiamo Era il modo più efficace in quel momento per bloccare il fenomeno. Allora, il nostro pragmatismo, chi vi sta dando tutto questo? Apple, Google, Facebook, YouTube, tutti i grandi provider. In questo momento, tra l'altro, questa gente paga un poco di tasse, non è che ha pagato delle gran tasse ultimamente. Beh, noi gli chiediamo di investire su questo. Quella micro cosa che abbiamo fatto di dire, ma senti, tu che hai quel bel negozio in via Rizzoli, dove vendi e fai un sacco di soldi, sempre la fila, bellissimo, cioè, senti, ma ne dai un po' anche a noi che formiamo la nostra... Allora, cominciamo a ragionare come usare tutto, come potete investire sul nostro welfare di comunità. Lo stesso discorso che ho fatto con gli odontoiatrici e con gli oculisti. Lo facciamo con loro e portiamo a fare investimento. È inutile che ci mettiamo a fare noi questo mestiere, mettendoci della gente che non lo sa fare. È inutile, spendiamo soldi e facciamo fare lo Stato, al Comune, all'ASL, delle cose che non sono le sue. Facciamo degli accordi perché i nostri, attraverso questi sistemi che ci hanno permesso di parlare con il mondo, io su Facebook posso parlare con amici che se ho la possibilità di parlare la stessa lingua, che sono in tutto il mondo, cominciamo a parlare con i nostri servizi. Quindi la seconda operazione ce la suggerirebbe Ardigò. Cioè Ardigò è stato un teorico dei piccoli gruppi. Teorico dei piccoli gruppi vuol dire che in sostanza lui ha pensato che la persona non è mai un individuo solo di fronte al mondo. C'è la famiglia, ma c'è sempre un piccolo gruppo. Nel corso abbiamo cominciato a scoprire che ci sono i social street, ma non quelli, passatemi il termine, un po' di moda, no? Quelli un po' di ricchi che sono via delle dame, via Fondazza, sì, ma sono interessanti anche loro, hanno elaborato una teoria, ma io il piccolo gruppo lo vedo su WhatsApp quando il bambino non va bene a scuola e ha bisogno di lezioni di matematica e riesce a risolvere il problema nella strada mettendo in qualche stanza che non viene utilizzata un insegnante che poi tutta la strada può andare per fare le lezioni di matematica. Il piccolo gruppo diventa anche uno strumento, sì, di empowerment, di potere, perché io non sono solo a rispondere a certi problemi. Se il piccolo gruppo... Il piccolo gruppo che vogliamo fare, che stiamo facendo, adesso qui non vedo se sono presenti stasera, in una traversa di via San Vitale, in via San Leonardo, che vuol fare il portinariato sociale della strada, che intanto trovate anche un locale, ma è in rete su Facebook e ti permette di dire che intanto per tutta una serie di cose arrivano le bollette, la posta, eccetera. Cioè la rete è un'organizzazione di gruppi, anche di piccoli gruppi. Lo state già facendo, uno sta in rete, ho 100 amici su Facebook, uno sta su Twitter, ha tanti che lo seguono, un altro sta... Deve esserci anche un'organizzazione, deve aiutare l'aggregazione. Se noi non riusciamo a fare questo lavoro sui piccoli gruppi, partendo da un utilizzo che dobbiamo fare fino in fondo degli strumenti che la rete ci dà, non riusciamo a fare il bilanciamento dei poteri.
Guardate bene, un welfare, come vogliamo fare noi, di comunità, non può funzionare se i poteri non sono bilanciati. Cioè, se il cittadino non conta niente, oggi nella sanità, cosa puoi contare di fronte a uno sportello che ti dice c'è 6 mesi d'attesa? Cosa fai? Sei solo. Mandi una lettera al giornale? Ti arrabbi con il primo medico che passa per la strada? Scrivi al sindaco? Allora, o hai un bilanciamento di questi poteri, allora facciamo un welfare di comunità. Perché il welfare di comunità vuol dire chiamare molti soggetti, il volontariato, la produzione privata, il pubblico ci deve essere dentro facendo da regia, però questi gruppi di persone sempre più si devono organizzare in questo modo. Avrei mille cose da raccontarvi, avrei dei casi emblematici da farvi vedere, ho presente un articolo che consiglio di leggere a passo su Repubblica e la bella risposta che ha dato Balzanelli sul tema delle liste d'attesa, rimando a questa lettura. Arrivo alla conclusione perché non ho tempo e volevo sentire alcuni pareri vostri. Vi lascio le slide, ci potete lavorare. Concludiamo. Allora, il fascicolo del cittadino è il punto di riferimento. Il Comune ha già fatto un'app che è un passo avanti notevole in questa direzione. Scaricatela questa app e fatevi speed. Adesso si apriranno anche in piazza, nelle strade, nei quartieri, dei punti per ci sono già stati in questi giorni per facilitare l'accesso, perché una volta poi fatta quell'operazione lì navigate dove volete. No? Non avete più bisogno di avere il problema dell'accesso al fascicolo, di accesso ai servizi sociali, tutte queste cose. Sempre più lavoreremo per avere un rapporto, cioè tra tutti i dati che voi lasciate o sul sociale o sul sanitario o sulla scuola, abbiamo parlato poco della scuola oggi, io ho presente tutti i miei drammi del rapporto con il registro elettronico di mia figlia che ogni tanto me lo oscura e che mi permette di vedere come sta andando al liceo, no? Dobbiamo, mentre unifichiamo nel retrobottega, nel cosiddetto back-end, unifichiamo nell'accesso, in modo tale che quella app ci permetta. Il modello è il welfare di comunità che vi ho descritto. Un welfare di comunità fatto di più attori, cittadino non solo, ma sempre più aggregato in gruppi dotati di potere e di capacità quindi di interagire. Perché se io sono produttore di servizi pubblico, privato, sono cooperativo, associativo, ho bisogno di avere cittadini in grado di interagire concretamente con me. Se ho cittadini passivi, famiglie passive, il sistema non funziona. Ho dovuto fare una scelta di mille cose, però come vedete ho rispettato i tempi. 2 o 3 domande ci stanno anche per pensare come possiamo fare poi a continuare l'approfondimento di questi temi. Vedo il microfono, se almeno il microfono potrebbe distribuirlo qualcun altro. Allora, uno lo dà a quell'altro che chiede. Prego. Mille perplessità rispetto agli argomenti trattati oggi. Mille perplessità, non so, professor Moruzzi, se lei ha visto l'ultimo film di Tom Hanks, The Circle, o se lo avete visto voi. Penso che sia molto attuale e molto vicino ai temi che abbiamo trattato oggi. Quando si parla di insieme di dati, di byte, di bit, eccetera, non si usa mai un termine che è quello della relatività. Se pensiamo al fascicolo elettronico, perché vogliamo parlare del sistema sanitario, quei dati a tutt'oggi sono relativi. Sono relativi perché se io ho un problema agli occhi e vado a farmi curare a Milano, quei dati non sono nel fascicolo elettronico. Sono relativi perché se io ho un problema oggi e mi devo curare e vado da un oncologo, e mi devo curare per un problema, per un tumore, quant'altro, quello che deve essere efficace in quel momento
È il sistema multidisciplinare, è l'affrontare il problema tra le varie specialità all'interno di uno stesso ospedale, è il problema cura che ha il paziente in quel momento. Quindi tutti i dati del paziente che possono servire per la ricerca, possono servire per le case farmaceutiche, perché sanno quali farmaci più frequentemente vengono utilizzati rispetto ad altri, perché sanno dove possono maggiormente investire. Possono servire anche per fare educazione alla salute, per fare prevenzione, perché non si parla quasi più di prevenzione in sanità, pochissimo rispetto al passato. Allora, quell'insieme di dati può servire a queste cose, ma non serve magari in quel momento specifico. Ecco perché penso alla parola relatività. Penso anche alla parola comunicazione. Sto parlando in modo libero e quindi sono i primi pensieri che mi vengono, non sono aggregati tra di loro. Però il medico si relaziona con il paziente, il medico trasferisce delle sue opinioni di tipo tecnico, scientifico, specializzato a una persona che non sa nulla. In quel momento si crea una relazione tra due individui. La diagnosi magari non arriva subito perché sono più medici, sono più operatori, c'è un infermiere che è manager, c'è tutto un insieme di relazioni per arrivare alla diagnosi. Ma è un insieme di relazioni. Che cos'è invece la comunicazione? La comunicazione, secondo me, è anche informazione. E arrivo alla parola a cui volevo ancora arrivare, perché mi vengono in mente un insieme di parole. La prima era relatività dei dati, perché io posso avere tutti i dati di una persona, ma quella persona magari mi va sul browser di ricerca semplicemente perché ha delle curiosità, ma non perché magari andrà veramente negli Stati Uniti, ma perché è curioso di sapere quanto gli costa. Cioè, sono tutti dati molto relativi, sui quali si può costruire di tutto, certo, anche a livello commerciale, perché no? Però non sono dati effettivi, secondo me. E quindi su questo bisogna interrogarsi. L'altra parola che ho detto era quella della comunicazione. Per arrivare all'informazione, che spesso manca, informazione che manca tra gli operatori, informazione che manca tra le persone. Quindi l'empowerment del cittadino, che è quella parola che spesso si utilizza perché non è traducibile in lingua italiana, che vuol dire anche conoscenza e che parte dalla conoscenza della persona. Io sono responsabile di scegliere o di decidere una mia cura perché conosco e so cosa posso scegliere, ma se io non sono messo in grado di scegliere nulla, allora io... per forza mi devo fidare di una determinata struttura, sto parlando di sanità ancora, però potremmo trasferirlo anche ovviamente in altri ambiti sociali, perché appunto il mio empowerment è relativo, non è l'empowerment di un cittadino che è messo in grado di conoscere tutte le possibilità. L'app del comune. Andiamo a vedere il film che ho detto prima, perché è proprio quello. La facilità di accesso a un sistema, a un'app, che mi permette di avere tutta una serie di servizi e anche delle utility, fa sì che forse a poco tutti i cittadini di Bologna entreranno in quell'app, perché è comodissima, perché è facile da entrare, io vedo tutti i servizi, forse mi danno anche delle... riesco a spendere meno in certe cose e quant'altro, perché non entrarci? Benissimo. Poi il comune avrà, diciamo, tutti i cittadini che sono entrati nell'app. Benissimo, avrà un insieme di dati pazzesco. Saprà tutto quello che noi facciamo, tutte le nostre vite, sempre con quella parola relativamente, perché poi c'è sempre un sistema relativo che affianca tutto questo. Però a quel punto che cosa fa dei nostri dati? Perché allora non mettiamo un'app dove noi possiamo anche votare senza dover andare nel seggio elettorale, sempre con tutti i discorsi sulla privacy che si possono fare? A quel punto
voteranno molti più cittadini, perché io non mi devo alzare, non devo andare nel seggio e quant'altro, entro nella mia app e voto. Fin dove però arriviamo? A cosa servono questi dati? Perché in qualche modo dovranno servire. Quindi è vero che a volte si firma per la privacy, come in Svizzera o in altri paesi, perché sappiamo che i nostri dati hanno un significato, hanno un costo, e quindi in cambio ci arriva qualcosa. Ma io mi chiedo proprio dove arriviamo, e lo so che la mia è una critica, però dove arriviamo dal punto di vista umano, perché nel trattare questi argomenti dovremmo anche dire: arriviamo fin qui, poi ci sarà un limite. E bisognerebbe cominciare anche forse a raccontarci qual è quel limite, per riuscire a capire quanto tutto questo ci serva, ma quanto tutto questo a un certo punto si fermerà. Sono le prime cose, poi ne avrei tante altre. Sì, anche se l'app serve per accedere ai servizi, non per dare i nostri dati, deve servire per accedere facilmente ai servizi, così come accediamo a un'email, a Facebook, a queste cose. Vi voglio solo su questo dire una cosa. Abbiamo fatto l'esperienza di dare con la Apple, è venuta un'intera classe del pilastro, erano ragazzi di famiglie povere, gli è stato dato a tutti il cellulare e gli sono stati portati in giro per la città, hanno fotografato di tutto e hanno cominciato a fotografare tutte le cose che non andavano, perché l'insegnante li ha guidati: quello che buttava la carta in mezzo alla strada, la buca che non funzionava, la brutta scritta sul muro, e via, 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 via. Sono stati 4 ore a fotografare. Beh, io vorrei che noi cominciassimo a usare questo potere che ci dà, perché queste foto devono tornare. È un discorso particolare. Dopo ritorniamo su questo. Sentiamo altri. Sì. C'è stato detto adesso della relatività dei dati, di alcuni problemi e anche delle difficoltà di empowerment, che peraltro è una parola che penso si possa tradurre anche in italiano come rafforzamento delle capacità e delle possibilità da parte di un cittadino. Vorrei spezzare una lancia adesso. Il professor Moruzzi non è stato certamente acritico, anzi ha parlato di tutte le problematiche, anzi. Sul fascicolo elettronico io credo che stia andando, per chi lo utilizza, meglio di quello che ha detto il professor Moruzzi, nel senso che se uno anche va in una casa di cura privata a farsi un esame, piuttosto che a Milano, non a Bologna, può benissimo prendere quel referto e caricarcelo. E qui vengo al tema anche... Se è accreditato la manda già. Sì, se è accreditato la manda già, infatti è già successo. E l'altra cosa, l'empowerment credo che sia del cittadino, si basi su due aspetti che normalmente poi avviene spesso per altre attività umane. Una è sul fatto che da parte delle amministrazioni pubbliche ci sia la volontà di effettivamente andare verso il rafforzamento delle conoscenze, della possibilità che ha il cittadino. L'altro è che il cittadino, con una citazione kennediana, si deve dare da fare e metterci del suo. E quindi in questo caso credo che ci sia la possibilità. Non tutto vuol dire, non è che tutto va bene, però credo che la direzione dovrebbe essere questa. Sì, grazie. Sentiamo alcuni altri, poi vediamo di chiudere. Non ci sono altri? Ma sentite, poche osservazioni sulla relatività dei dati, i dati, qui c'è stata tutta una discussione sulla completezza e incompletezza dei dati, ma i dati che stanno sul fascicolo sanitario sono dati che ritornano al cittadino, cioè sono esattamente quei dati che il cittadino poteva andare a prendere prendendo la lettera di dimissione dell'ospedale, prendendo il referto cartaceo, tutte queste cose. Ora, il fatto che sempre più vengono raccolti l'insieme di questi dati, adesso addirittura verrà inserito le lastre radiologiche, anche la parte PACS, proprio la fotografia, verranno inseriti, sarà possibile scaricare l'intera cartella clinica, eccetera. È chiaro che dà una dimensione di dati maggiore di prima, perché non è che se uno andava da un medico specialista, dice vado dal medico specialista,
il cittadino ha dato il consenso per guardare tutti questi dati, ma prima cosa succedeva? Che io da quel medico socialista dovevo portare un pacco di carte così e chissà quante ne avevo perse per strada, no? Quindi il problema della pian piano, e anch'io sono ottimista sul futuro del fascicolo, assolutamente, e ci ho investito e creduto quando non si voleva ancora fare, o fin dai tempi, da quando nel 2002 Ardigò lo impose in un dibattito politico e teorico molto aspro, perché c'era chi diceva: ma quel senso ha che i dati arrivano al cittadino? Adesso scopriamo che quei dati possono essere letti con l'intelligenza artificiale, e questi dati possono guidare il cittadino. Ovviamente c'è sempre il medico dall'altra parte, così come i dati. Vi faccio un esempio calzante: pensate a una macchina senza guidatore. Adesso voi sapete che in America cominciano a girare delle macchine senza autista, no? Per le città. Quelle macchine lì, per poter attraversare Bologna senza autista, devono avere una mole di dati pazzeschi. Tutto. Cioè devono avere degli algoritmi che prevedono tutto, che prevedono che succeda questo, che succeda quello, devono conoscere il territorio. Ora, voi dovreste pian piano, noi, tutti noi, dovremmo essere una macchina senza guida. Cioè nel senso che alla massa di questi dati abbiamo delle informazioni per procedere. Cioè a volte sono informazioni sbagliate, i nostri comportamenti sono sbagliati. Cioè, allora, è chiaro che la raccolta dei dati è fondamentale. Non sottovalutate mai questo aspetto. Guardate, voglio dire, si fanno degli errori colossali, cioè da questo punto di vista. Se io devo costruire questi occhiali, lo posso fare con una stampante tridimensionale. La stampante tridimensionale trasforma i bit in atomi. Io ci metto dentro una chiavetta con un file e lei mi produce questi occhiali. Posso già farlo, una tecnologia ormai più che sperimentata. Lo fanno a Rizzoli per le protesi ottiche. Se io dentro alla stampante ci metto un gigabyte di bit, ormai è un termine che, lo sapete, si usa, perché quando vado a fare il contratto con la team, quanti giga mi dai, no? Vengono fuori qualcosa che assomiglia a questi occhiali. Ma se io ci metto 100 gigabyte, che vuol dire che do delle informazioni, è chiaro che la stampa avverrà in un modo completamente diverso. Così è il nostro corpo. Allora, la massa dei dati, cioè il fascicolo in realtà, è una base. Il problema vero è tutti i dati che io produco, i miei dati del mio comportamento, quelli che lascio, oggi lo lascio sempre più sul web, ieri li lasciavo, non erano intercettabili, devono riuscire a unificarsi e ad avere strumenti in grado poi di orientare un welfare che ti deve dare un certo tipo di risposta. Ma su quello che poi avete detto, sulla parte del fascicolo, sono d'accordo, sull'empowerment. Forse l'empowerment è un termine che nasce in Inghilterra, forse ve l'ho già detto, è un termine che nasce nella discussione sulle proprietà terriere, no? Quindi ha una natura di tipo giuridico, sarebbe possessore di... il cittadino deve diventare possessore, cioè dobbiamo riuscire a trasformarlo. Allora, io vi facevo prima l'esempio di questi ragazzi del Pilastro e mi veniva in mente il potere che potrebbe avere dei piccoli gruppi che utilizzassero appieno questa tecnologia per rapportarsi agli enti pubblici, mandando continuamente quello che va e quello che non va. Cioè la città del futuro deve essere governata così. Cioè, che loro fotografano, sì, mi va bene che fotografano, devono fotografare e ci devono mandare, devono filmare e ci devono mandare. Lo so che romperanno le scatole, ma sarà necessario. Sulle cose che non vanno dovremo sempre più averle documentate, cioè entriamo in un mondo di questo genere. Ci saranno sempre più le persone che si organizzano in gruppi, che formano dei gruppi e hanno potere e interagiscono con l'amministrazione. E ovviamente questo renderà molto più difficile la politica, l'amministrare, ma sarà una cosa necessaria, perché nello stesso tempo quelle persone gli chiediamo di collaborare per risolvere i problemi che noi non riusciamo a risolvere
perché non abbiamo oggi condizioni finanziarie per dire trac, ecco la risposta. E tant'è vero che diamo una risposta del 20% alle persone non autosufficienti, e in Italia è del 10%, qui per fortuna è il 20%. Non vi voglio trattenere oltre, chi si vuole iscrivere lo sa, non so se il modulo è completo, comunque Lucia è sempre qui, e poi procederemo nei laboratori. La prossima lezione quando è, Lucia? 4 marzo qua, quindi ci ritroviamo qui il 4 marzo. Grazie per avermi sopportato.